Spaduzza, riprendiamo un attimo. Volevo, prima di abbandonare l'argomento olimpico, volevo tornare un po' alle indicazioni o agli ordini di Giuseppe Graviano. In un suo interrogatorio, ora cerco esattamente il riferimento, lei ha riferito una frase di Giuseppe Graviano che sostanzialmente diceva che per questi attentati in genere dei carabinieri si erano mossi anche in Calabria. Se lo ricorda questo passaggio? Sì. Ecco, vuol spiegare un po' che cosa le disse Graviano? Questo avviene nel tragitto che dal Bardone, destinazione Tor Vaianica, di cui io insisto nella questione con Tor. Giuseppe Graviano mi riferisce che per quanto riguarda la questione contorno non lo possiamo fare in quanto all'esplosivo che dobbiamo noi utilizzare per il contorno non deve essere del tipo che noi abbiamo utilizzato per le sciagge del continente, tra i cui ci sono i calabresi che si sono mosse. Calabrese che si sono mosse, che erano stati uccisi due carabinieri in Calabria. Ecco, effettivamente, quindi, poi ho appreso che erano stati uccisi due carabinieri. Lo ha appreso dalla stampa a suo tempo? Sì, sì. Era anche questo episodio per dare un riferimento temporale, diciamo, a questa vicenda che ha questi contorni, diciamo, un po' più sfumati. Temporanee, io posso dire, qualche giorno prima dell'incontradone erano stati uccisi due carabinieri. L'episodio dei carabinieri, ecco, lo colloca lei qualche giorno prima. Esattamente. Senta, Spaduzza, un'altra cosa. Ecco, lei ha detto, dice, per l'attentato a contorno, per il quale ho capito Graviano non manifestava grande entusiasmo, dice, però facciamolo, però utilizziamo esplosivo diverso. È così? Sì, esattamente. Ecco, vuol riferire alla Corte allora in che termini venne organizzato questo attentato? L'attentato a contorno? Sì. L'attentato a contorno io non ho partecipato materialmente, perché io già ero latitante, quindi avevo un problema di copertura, documenti falsi e quant'altro. Quindi non ero nelle mie possibilità di potermi muovere liberamente, di cui se ne sono incaricate questo gruppetto, Giacalone, Grigole, Benigno, Lo Nigro, questa squadra di cui io ho partecipato a Palermo nella fase di preparazione dell'esplosivo, però qua l'esplosivo arriva da Mesilmede. L'esplosivo l'ha fornito la famiglia di Mesilmede, perché si trattava di un esplosivo diverso, non questo esplosivo diverso, perché per la questione che non doveva dare indizi che era cosa nostra, che aveva compiuto le sciagge. Okay. Quindi materialmente hanno agito il gruppo delle persone che lei ha indicato. Sì. L'esplosivo che l'aveva portato lì per l'attentato a contorno. Sì, e io successivamente... Scusi, mi risponde. L'esplosivo che l'aveva trasportato? L'esplosivo, sempre il carro. Sempre carro. Sì. Di cui il carico avviene all'interno della ditta Valtraz. Il carico di questo esplosivo? Sì, sì. Senta, in questo attentato a contorno ci ha messo le mani una persona che si chiama Romeo. La questione Romeo subentra nel momento in cui, tra l'altro, Romeo già era uscito dal carcere dopo l'arresto dei fratelli Graviano. Allora, aspetti un attimo. Diamo alla Corte delle coordinate di tipo personale. Chi era questa persona?
da quanto tempo lei la conosceva e che rapporti aveva avuto. Pietro Romeo io da parecchi anni che lo conoscevo, però non avevo mai avuto un contatto diretto. Quando uscì da carcere, me ne parlava tanto Francesco Giuliano di questo Romeo, quando uscì dal carcere Pietro Romeo, unitamente al Francesco Giuliani, sono venuti a casa mia e me l'ha presentato. Quando uscì dal carcere Romeo? Sì. Quindi, secondo il suo ricordo di oggi, quando è avvenuto questo? Ma prima dell'arresto dei fratelli Gravina. Quando io rientro dal fallito attentato. Quindi diciamo prima di Contorno? Esattamente. Ah, ok. E quindi? Lui ha avuto un ruolo materiale nel fallito attentato a Contorno, però per quello che posso dire per certezza è colui che va a prelevare l'esplosivo del fallito attentato all'Olimpico. Cioè va a prelevare, che vuol dire? Lo va a spostare, lo va a movimentare? Avviene che era stato arrestato Giacalone Luigi e Antonio Scarano. Quindi il momento in cui c'era la preoccupazione di questo Scarano che poteva essere poteva iniziare a collaborare, quindi una cosa del genere, quindi nasceva questo problema di questo esplosivo che era rimasto su Roma. In quella villetta famosa? Esattamente, mi sembra che sia a Capena. La villetta lei se la ricorda a Capena? Sì, sì. Che lei di questo spostamento dell'esplosivo dell'Olimpico, lei l'ha saputo dagli altri, giusto? Sì, sì. Prego. Quindi avviene che il Nino Mangano incarica a Francesco Giuliano di andare a prelevare questo esplosivo nel villino di Capena. Il Francesco Giuliano chiede di essere autorizzato di poter utilizzare il Romeo Pietro. Il Nino Mangano ha dato l'assenso, quindi il Francesco Giuliano unitamente a Pietro Romeo si sono recati a Roma. Sono andati in questa villetta, hanno prelevato l'esplosivo, queste due balle di esplosivo. Quelle dell'Olimpico, tanto esattamente, del fallito attentato dell'Olimpico. E le hanno sotterrate nei pressi di questa villa di Capena. Cioè l'hanno spostato, ma l'hanno lasciato sempre in zona, ho capito. Sì. E questo spostamento da che cosa era necessitato? Dall'arresto di Scarano? Sì, perché c'era la paura se questo potesse collaborare con la giustizia. Ma la cosa poi, quello che avviene è che il momento in cui arrestano a Pietro Romeo, inizia a collaborare e quindi Pietro Romeo ha fatto rinvenire l'esplosivo che a suo tempo avevano seppellito assieme a Giuliano Francesco. Questo lei l'ha saputo dal processo, dagli atti, sì. Oppure l'ha saputo? No, io ero latitante quando avviene l'arresto di Romeo e ha fatto rinvenire l'esplosivo. Ecco, questa latitanza, lei se lo ricorda il momento in cui venne arrestato Romeo? Romeo è stato arrestato nel 96, 90. Mi sembra che io ero già, dopo l'arresto di Bagarella e Nino Mangano, quindi nel 95 credo. Quindi Bagarella e Nino Mangano sono stati arrestati 95. A giugno del 95, dopo viene arrestato Romeo. Quindi lei fino a quel momento, fino all'arresto di Romeo, lei aveva avuto rapporti con Romeo Spatuzza? Sì, con Romeo ne è nato veramente un bellissimo rapporto. Lei aveva fatto delle confidenze a Romeo sulle cose fatte prima, sulle stragi e quant'altro? Con Pietro Romeo è stato l'unico a cui ho confidato la questione che riguarda mio fratello, la questione personale. Quindi dicevo di questi fatti di strage di cui lei si era reso responsabile, dei discorsi eccetera, l'aveva affrontati lei con Romeo? Con lui direttamente no. Avviene che c'era un posto chiamato posto dell'acqua, no? Sottointeso, su Ciaculli. Quindi un incontro avuto con Francesco Giuliano e Pietro Romeo.
Francesco Giuliano ha sempre avuto un dubbio sull'adresso dei fratelli Galeano, che il suo dubbio era se qualcuno se li è venduti. Dubbio che mi consta personalmente ancora a tutt'oggi, fino al 2000, Giuseppe Graviano, perché ne è convinto che sono state vendute. In quella circostanza è che Francesco Giuliano, persona molto invadente per quello di lingua e di presenza, mi spronava a cercare di capire, ne valsa la pena lasciargli, ma perché abbiamo fatto questo? Quindi cercava lui un po' di capire tutta questa storia. E gli disse a Romeo, a Pietro, che erano tutti e due assieme, Pietro, Romeo e Francesco Giuliano, e gli disse di stare tranquillo, che siamo in mano buona, cercarlo di tranquillizzarlo. E siccome in quel periodo era nato questo soggetto politico di Forza Italia, riferimento a Berlusconi, gli dissi che la persona in cui avevamo puntato tutto, oppure aspettavamo qualcosa, è questo soggetto politico, dello specifico Berlusconi. Quindi questo discorso lei lo fece insieme a Romeo e a Giuliano. Esattamente. Poi ha parlato con Romeo di ulteriori, diciamo, si è scambiato delle confidenze sul perché di questi attentati, su chi l'aveva fatto, sul come, oppure il tutto si era limitato a quello che ci sta dicendo ora, Spatuzzi? Mi sono spinto oltre al dovuto, anche perché per tranquillizzare questi ragazzi, perché In che senso si è spinto oltre il dovuto? come? In che senso si è spinto oltre il dovuto? Oltre perché io ero l'unico punto di riferimento di tutti questi ragazzi, Come l'unico. epoca, come periodo in cui ci sono queste confidenze con Romeo e Giuliano, lei quando lo colloca nel tempo questo fatto? Ma io posso dire che già se non sono stato ancora combinato, già io sono una persona che si presume a diventare un responsabile. Quindi siamo sicuramente dopo l'arresto dei Graviano, anche dopo l'arresto di Nino Manga, no? Sì, esattamente. E prima ovviamente dell'arresto di Romeo, perché Romeo Sì, prima dell'arresto c'è. praticamente questi incontri, io già dopo l'arresto dei fratelli Graviano sono latitante, quindi inizio a frequentare questo posto di Ciaculli. Quindi questo incontro avviene dopo l'arresto di Nino Manga, no? Esattamente dopo l'arresto di Nino Manga. E nell'intermedio tra l'arresto di Nino Manga e la mia affermazione come Come linea regista. ufficiale, come reggente della famiglia di Brancati. Senta Spatuzza, lei venne arrestato quando? Io sono stato arrestato il 2 luglio, grazie a Dio, il 2 luglio 97. 2 luglio 97. Sì. Quindi lei poi con questo Romeo, che la cui collaborazione, cioè l'arresto di Romeo, diciamo l'arresto di Romeo Ma del. l'arresto di Romeo iniziò a collaborare nella macchina stessa, nelle forze di polizia. Tra cui con l'arresto di Romeo ha fatto catturare a Francesco Giuliano, a Cosimo Lo Nigro, quindi. Quindi quando arrestano Romeo, lei lo seppe subito che Romeo stava Sì, collaborando. subito, nell'immediatezza. Che la prima cosa che fa Romeo fa arrestare Lo Nigro e Giuliana, Sì, così. Lo Nigro fa io, anche fa io è stato preso. Anche Barranca viene arrestato in questo giro. Barranca arrivano, mi sembra, successivamente, ma Barranca. credo che dietro integrazione di Romeo. Benissimo. Voglio dire, ovviamente, cioè lei faceva il latitante, quindi diciamo il mafioso a tempo pieno. Romeo stava collaborando, non è che lei poi ha avuto mai modo di rivedere Romeo. No, non l'ho più visto a Romeo dopo la collaborazione. Certo. Cioè, è stato arrestato e non ci siamo in carcere e non ci siamo mai visti, ma neanche dopo quando sono stato arrestato io. Vabbè, lui già collaborava. Senta, una persona che si chiama Ciaramitaro, lei l'ha mai conosciuto? Ciaramitaro Giovanni era, spero che sia ancora. Un intimissimo amico di Francesco Giuliano, tra cui è amico di Pietro Romeo. Una persona, Ciaramitaro era una persona vicinissima a noi,
Stiamo parlando nella gestione Nino Mangano. Quindi lei lo colloca questo ceramitario sui rapporti nel periodo in cui comandava, diciamo, Nino Mangano, giusto? Sì, io a Ceramitaro lo conoscevo, ma c'è stato questo contatto personale nel momento in cui il Mangano Antonino, dietro la sponsorizzazione di Francesco Giuliano, ha un po' inserito questi ragazzi, lo stesso Trombetta, in una forma più attentata nei riguardi di Cosa Nostra. Quindi siamo nella fase, diciamo, degli anni 95-96? Esattamente. Ecco. Cioè, ha compiuto delitti con questo ceramitaro? Francesco Giuliano, che era l'addetto all'estorsione, aveva fatto, se possiamo dire, una squadra di persone incaricate per commettere dei danneggiamenti. E tra cui c'era Metaro, Romeo, Santo Carlo non ricordo adesso, quindi una squadretta per compiere attentati incendiari. Non essenzialmente lei questo Ceramitaro lo colloca nel vostro gruppo, ma diciamo i suoi punti di riferimento erano più che altro Giuliano e Romeo, è così? Sì, sì. Sapeva se faceva il ladro, se rubava macchine? Ceramitaro, sì. Francesco Giuliano avevano, assieme al padre, avevano costruito, messo su una squadra di rapinatori per i tirri, diciamo. E il Ceramitaro, il Trombetta, facevano parte di questa squadra. Il momento in cui Francesco Giuliano negli anni 90 è stato avvicinato da Cosa Nostra, ha cercato di spingere questi ragazzi nel circuito di Cosa Nostra, di cui ci è riuscito grazie a lui e grazie alla responsabilità che lui si è preso di questi ragazzi. Diciamo che a titolo di soldati, di militari non combinati, erano a disposizione di Cosa Nostra. Senta, a proposito di conoscenze varie, lei ha citato poco fa, quando ci ha raccontato quell'incontro in quella località di mare, no? Com'era? Campo Felice di Roccella, del villaggio Euromare di San Severino, E di Tullio Cannella. Ecco, anche in questo caso mi è andata avanti. Ecco, Tullio Cannella, questa persona lei la conosceva? Sapeva chi era? Tullio Cannella negli anni Ottanta era il ragioniere, se così possiamo dire, di Domenico Sanseverino, che sarebbe mio cugino. Che faceva questo Sanseverino? Sanseverino era un notissimo costruttore di Palermo, di cui era in società con Pino Greco, detto Scaipazzetta, quindi diciamo che i proventi illeciti li investiva nell'edilizia, e Pino Savoca, l'altro socio occulto. Il momento in cui il Sanseverino ha avuto problemi giudiziari, tra l'altro è anche stato arrestato, il Tullio Cannella si trova a gestire tutti i beni di Sanseverino Domenico, diretti da Sanseverino Domenico, ma in parte anche di questi finanziatori occulti, nello specifico il Savoca e il Pino Greco Scarpazzetta. In questo terreno di Campo Felice di Roccella, dove il Sanseverino aveva realizzato un villaggio, il terreno lo acquistò negli anni 75 in società con il papà dei fratelli Graviano, il Michele Graviano. Quindi hanno costruito questo villaggio, e poi alla fine il Tullio Cannella si è impossessò di tutto. Gli ha fatto addirittura anche le scarpe ai fratelli Graviano. Quindi era un po' in conflitto con i Graviano? Ma è un conflitto perenne, perché la salvezza di Tullio Cannella era che gli doveva dei soldi ai fratelli Graviano, e lui non gliele dava, perché sapeva che nel momento in cui avrebbe regolarizzato questo debito sicuramente l'avrebbero ucciso. Ma lei ha mai saputo se poi Cannella, lì nella gestione di questo villaggio Euromare,
aveva tenuto lì come latitante Bagarella? Per quello che so io, come un bel po' di latitanza, Giuseppe Graviano l'ha trascorso in questo villaggio euromare. Non so adesso chi mi disse questa cosa, ma all'epoca anche Luca Bagarella ha trascorso un bel pezzo di latitanza in questo villaggio. Ma villaggio questo... che gestiva, se così possiamo dire, il condominio, un certo Tony Calvaruso, un carissimo amico di Tullio Pannella. Quindi diciamo, ma lei la presenza di Bagarella lì nel periodo nostro le consta personalmente oppure è qualcosa che lei ha appreso dagli altri, ha saputo, eccetera? No, so che tra l'altro abbiamo commesso degli omicidi autorizzati da Bagarella, di cui nella fase organizzativa ne era a conoscenza Tullio Pannella e lo stesso Calvaruso. Mi riferisco agli omicidi di due fratelli, un omicidio che è avvenuto a Piazza Scaffa, un ragazzo che è stato prelevato con... Sì, veramente la mia domanda, mi scusi Spaduzza, era diversa, no? Degli omicidi che avevate fatto assieme. Io volevo sapere se nelle sue conoscenze c'era il fatto che Bagarella era stato fisicamente lì al villaggio Euromare quando c'era Tullio Pannella. Se le risulta bene, se no... Mi segue? No. Che hanno gestito la latitanza di Bagarella a me costa direttamente, ma che lui trascorresse la latitanza all'interno dell'Euromare, questo va... Non l'ha mai saputo? Non l'ho mai saputo. Bene, sapeva generalmente che lo tenevano loro. Sì, perché quando ci fu nel 95 un incontro tra me e Giovanni Brusca, e Fifetto Pannella, in cui il Giovanni Brusca mi ha presentato a Fifetto Pannella come uomo d'onore, non che io non conoscesse a Fifetto Pannella perché siamo cresciuti assieme, però formalmente per la procedura di Cosa Nostra deve essere un terzo che ti deve presentare un secondo come uomo d'onore. In quell'incontro che è stato si è svolto a Ciaculle, il Giovanni Brusca si venne a lamentare con Fifetto Pannella a dire che come mai noi non mettevamo in guardia il Bagarella delle frequentazioni di Tullio Pannella e di Tony Calvaruso. Che frequentazione avevano, scusi? Diciamo che su... per certi aspetti diciamo che si lasciavano desiderare. Può essere più chiaro, Spaduzza? Questo... Può essere più chiaro? Ah, no, il fatto che Non mi dica che ci siano inclinazioni sessuali sotto. No, siccome era stato aperto un night club a Campo Felice di Roccella, di cui il Giuseppe Graviano ha dato l'assenso e l'autorizzazione. Non era una casa poco spinta, comunque era qualcosa di illecito nei riguardi di Cosa Nostra. Ammazza, però quello con l'etica. Vabbè, purtroppo la Cosa Nostra ha un'etica tutta speciale, pervessa sempre, ma... Vabbè. Perfetto. Bene, allora abbiamo parlato di queste persone, di... Ceramitaro, Romeo, Tullio Pannella, Pasquale De Filippo è persona che lei ha conosciuto? Emanuele e Pasquale De Filippo, sì. De Filippo. Di Filippo. Emanuele e Pasquale De Filippo, sono due fratelli. A Emanuele avevo un contatto più diretto perché abbiamo svolto assieme ai Tavigliavia un traffico di sigarette di contrabbando. Quindi lo conoscevo già dagli anni 90. Invece Pasquale De Filippo l'ho conosciuto una conoscenza direttamente negli anni 90. Dopo l'arresto dei fratelli Graviano è stato un po' coinvolto da Bagarella. Ci ha commesso delitti insieme a Pasquale De Filippo?
assieme a Pasquale De Filippo, dietro sue indicazioni, per una questione personale che riguarda la sua famiglia, abbiamo purtroppo fatto un duplice omicidio. Mi pare che possiamo concludere l'esame, per quanto mi riguarda, poi ora prosegue l'esame il dottor Crini. Dicevo, per quanto riguarda l'attentato a Contorno, lei ha detto, io non sono andato perché non mi potevo più muovere perché ero latitante, giusto? Sì, sì. Ha detto... Però ero partecipe, di cui quando mi scusi, quando c'è stato un problema del detonatore che è fallito, no? Sono scesi giù a Palermo per prendere un altro detonatore, cosa che gli è stato dato, di cui in quella circostanza io gli ho dato una lettera a Romeo in cui esprimevo tutta la mia solidarietà a questi ragazzi che stavano portando un'azione per il quindi erano tornati. C'era stato un fallito attentato anche qui per Contorno, c'era stato un problema d'esplosivo, erano tornati giù, erano venuti a prendere questo nuovo esplosivo che Romeo e Giuliano... Il detonatore, ecco, Romeo e Giuliano. Quindi poi in concreto quello che avevano fatto lì nella zona di Formello, di Capena, lei in dettaglio l'ha saputo dagli altri? Formello, la questione che riguarda Formello, ci sono alcuni aspetti un po' anomali nella questione, che non tanto in quanto riguarda l'esplosivo. Anomala perché è stato fatto brillare l'esplosivo dagli attivicieli, però non poteva fare un buco da 50 cm tutto l'esplosivo che noi avevamo confezionato. Quindi, cioè era troppo poco? Cos'è? Pochissimo, cioè neanche ha fatto un buco da 50 cm, okay. Pensate un po'. Rispetto agli attentati disgraziatamente che noi abbiamo portato, l'esplosivo era diverso di cui negli anni quando ho avuto un contatto diretto con un Giacomino, un ragazzo vicinissimo, il nipote di Pietro Lobianco, mi comunicò che in questo esplosivo per aumentare il peso era stata messa della segatura, era stata fatta una truffa ora non so se la cosa sia vera comunque. Capito? Vabbè. Sarà fatta una truffa. No, ho detto una truffa. Ai danni di chi? Di cosa nostra stessa. Ecco. Questo secondo questo racconto, ho fatto una battuta. È stata truffata cosa? Vabbè. Vabbè. Ora prosegue il dottor Crini a farle fare delle precisazioni. Presidente, io mi grazie. Patuzza, buonasera, sono il dottor Crini. Buonasera. Allora, senta, riprenderò alcuni aspetti, diciamo, a integrazione delle cose che lei ha già detto e poi magari affrontiamo poi un tema diverso che è quello della sua collaborazione. Prima di arrivare però a questo secondo aspetto, volevo chiederle alcune circostanze in fatto su degli argomenti che lei ha già, diciamo così, trattato. Il primo discorso da cui vorrei partire è questo. Lei stamattina ha fatto un excursus ampio, no? dei tempi, delle riunioni e di quant'altro relativamente al fatto di Firenze e poi ai fatti di luglio di Roma e Milano, va bene? Sì. Ecco, le volevo chiedere questo. C'è un capitolo che non è stato trattato e che vorrei approfondire con lei. A un certo punto lei si ritrova in mano delle lettere che devono essere, che le viene chiesto di spedire in relazione a questi eventi. Ricorda questo particolare delle lettere, immagino, no? Sì, dico. Ecco, allora vogliamo, lo contestualizzi lei con parole sue, come tempi e come modalità, poi se è il caso io le faccio qualche domanda a integrazione. Parole mie, ma che riferiscono la storia. Prego. Parole mie, ma che riferiscono la storia. Certamente.
Mentre era in atto la preparazione degli attentati Roma-Roma-Milano, è venuto a trovarmi a me Feffetto Cannella, in cui mi consegna una rivista, e all'interno della rivista c'erano 5 lettere, di cui mi dà incarico di spedire queste, di imbucare queste lettere. Via via la interrompo, Spatuzza. Quindi come via via la interrompo, magari per farle qualche domanda integrativa. Come tempi questa visita di Feffetto Cannella? È a ridosso degli attentati? È molto prima? No, vengono affidate a me per includerla nei colli di spedizione. Questo è il dato. Quindi le lettere devono andare con i colli di spedizione. Gliele porta Feffetto Cannella, ha detto, vero? Di cui mi venne dato un incarico ben preciso. Esatto. Innanzitutto, quindi mi consegna questa rivista e all'interno ci sono delle lettere. Mi spiega che queste lettere devono essere imbucate il giorno prima degli attentati. Ha detto un numero, vero Spatuzza? Come? Ha detto un numero lei di lettere. 5. 5 lettere. Sì, e qua c'è un problema perché ne nasce un problema. Un problema perché guardando queste lettere, di cui qualcuno è intestata a qualche quotidiano di letteratura nazionale. Senta, scusi Spatuzza, il numero delle lettere e queste, diciamo, destinatari... Lei lo vede nel momento in cui Cannella gliele porta, cioè è una verifica che fate insieme oppure è un controllo magari che fa lei successivamente? No, nel momento in cui mi affida la rivista e all'interno le 5 lettere, io apro per guardare le 5 lettere, mi sta consegnando qualcosa, quindi la devo constatare. Esatto. E cosa avviene? Avviene che sono 5, lui mi dice di imbucarle il giorno prima da Roma e da Milano. E lei cosa gli dice? Gli dico, fammi capire, siccome sono 5, come mi devo regolare? 3 da Milano e 2 da Roma, 3 da Roma e 2 da Milano? Questo mi lascia libero, fai tu, l'importante è che vengono bucate a Roma e a Milano. Chiudo perché non vado, chiudo la rivista e la consegno all'Onigro per affidarla, per includerla nei colli di spedizione. Quando dice colli di spedizione intende fare riferimento all'esplosivo, ho capito bene? Intendo dire l'esplosivo, miccia, chiavine, guanti, coide, tutto il necessario per... E poi qual è il prosieguo della storia di queste lettere? Come prosegue? Ecco, mi sente? Sì, la sento, chiarissimo. Perfetto. Ecco, allora le volevo chiedere, diciamo, qual è poi la sorte di queste lettere. Abbiamo un dubbio, quale Cannella? Perché mi pare che... Feffetto Cannella. Feffetto? Sì, Feffetto Cannella. Non Tullio, non... No, Tullio non sa. Non il Cannella meno... che abbiamo sentito già, questo è un altro. Va bene, grazie. Quello è Tullio Cannella. Questo è Cannella Cristoforo. Cristoforo Cannella. Ecco la sorte di queste lettere, vedi, Spatuzza. Pronto? Sì, sente? Sì. Ecco, se ci dice che fine fanno queste lettere poi. Come?
La sorte di queste lettere. Ah, la sorte di queste lettere. La sorte di queste lettere è che una volta affidata all'Onigro gli disse di metterle quelle nei colli per la destinazione di Milano, quelle nei colli per la destinazione di Roma. Quindi una volta arrivate su Roma a noi, le lettere sono state imbucate per quanto riguarda la questione, mi riguarda più personalmente su Roma, credo il pomeriggio o la sera prima dell'attentato, incarico che si è assunto il Lonigro unitamente allo Scaranti. Sono state imbucate, così come ho la certezza che sono state imbucate, perché le stesse disposizioni sono state date a chi doveva operare su Milano. Senta, non ho capito se l'ha detto e non lo. Quindi di fatto poi come le suddivise lei, Spatuzza, ste lettere? Ma quante ne tenne per sé e quante ne mandò su? Ma non ricordo se ce ne sono state spedite a Roma e questo adesso non lo ricordo. Però con comunque certezza che sono state spedite qua, ne sono certo. Ha accennato anche al fatto che dette un'occhiata agli indirizzi, vero? Sì. Qualcuna di esse era interessata un quotidiano nazionale, adesso non ricordo se del Corriere della Sera o Repubblica. Senta, erano chiuse? Sì, chiuse. Lei le ricevette chiuse? Chiuse anche affrancate. Lei, diciamo, seppe poi niente relativamente al contenuto di queste lettere? Le furono date delle precisazioni queste lettere? No, non ho saputo mai niente, ma se ben ricordo qualche cosa l'ho appeso nel processo che è stato fatto qui a Firenze. Ecco, quindi diciamo ciò che sa del contenuto appartiene alla conoscenza processuale, insomma. Ciò che so del contenuto, ciò che so che sono state trovate. Ecco. Trovate che significa? Recapitate o trovate? No, siccome sono state dimostrate processualmente che sono state trovate queste lettere, quindi so che sono state processualmente corso. Però quanto riguarda il contenuto non ne sono a conoscenza, o che non ricordo. Essendo Spatuzza stato presente al processo, ovviamente sì, questo conosce. L'ho capito, ma volevo capire in mano a chi erano state trovate, redazioni di giornali o privati? No, che sono usciti in questo processo. Poi, credo che lui conosca i dettagli di questo fatto, nella sentenza comunque questo fatto compare. Quindi, ecco. Quindi lei delle lettere conosce esclusivamente il numero e l'intestazione, diciamo, e alcune dei destinatari, in sostanza. Qualche destinatario. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei ha parlato di un incontro, appunto a Campo Felice di Roccella, ha fatto riferimento a questo stabilimento che era già chiuso, eccetera, no? Mi sente? Sì, la sento. Ecco, le volevo chiedere, quando lei ha detto, ha fatto la domanda, ha fatto quell'affermazione circa, l'ha già riferita questa affermazione, l'obiezione che lei fece circa il fatto che con queste stragi vi stavate portando dietro troppi morti, no? Sì, soprattutto che non ci appartengo. Che non vi appartengo. Ecco, ricorda, le faccio questa domanda, se nella circostanza usò una similitudine, insomma usò una parola caratteristica del linguaggio dei pescatori, qualche cosa che in qualche modo diciamo fosse particolarmente incisivo per questo argomento l'abbiamo fatto con Cosimo Lonigro. Ecco, esatto, sì, esatto. Marinaresco, perché lui è capitano del barca, quindi usa questo linguaggio marinaresco. E qual era questo linguaggio? Praticamente quando si doveva compiere qualche omicidio, noi la vittima designata lo contraddistinguevamo come Tunnina, cioè
la tonnina, ecco, ci spiega un po' cos'è, a cosa ci si riferisce con la parola tonnina. Quindi un discorso fatto con Lo Negro. Sì, esatto. Faceva riferimento che ci eravamo portati dietro un po' di tonnina. Il discorso di riferimento che non ci appartiene. Tonnina, stiamo parlando quando avviene la mattanza del tonno. Quindi classifichiamo noi questi eventi stragisti in qualche cosa analoga alla mattanza del tonno. Quindi nel commento con Lo Negro lei ha detto, facevate riferimento al fatto che era come una tonnina questa cosa che stavate facendo, è questo che lei vuol dire? Io sto esternando un malessere generale, non sto esternando un... Sì, ma ora ci arriviamo, Spatuzza, però volevo chiedere, diciamo il colloquio in cui compare il termine tonnina è un colloquio tra lei e Lo Negro? Esattamente. Ecco. E come si svolgeva, come si svolse questo colloquio con Lo Negro? L'aveste una sola volta o più volte? Appariva il malessere generale, più di un incontro con fattispecie nel riferimento di queste attentate. E spesa questa tonnina, cioè tonnina, quindi il discorso che non era la prima volta che venne usata questa espressione. E quindi diciamo questo colloquio, quindi come si, qual era il contenuto quindi specifico di questo? Il contenuto nel... L'era già detto, faccio per farglielo ridire un'altra volta. Nella questione stragista. Questo colloquio tra lei e Lo Negro sulla tonnina. Adesso non ricordo nel particolare, però il senso l'espressione c'è stata. Ecco. E quindi, come lui estendeva questo malessere, l'ho fatto presente io a Giuseppe Graviano. Quindi il malessere che lei fa presente a Giuseppe Graviano è, diciamo, come dire, espressione di questo, di questi discorsi che facevate anche con Lo Negro, quindi. Ma non solo, anche con Giuliano c'è stato qualche abboccamento. Anche con Giuliano. Devo dire, sottolineare perché ho usato sempre l'espressione che appartengo a un gruppo criminale terroristico mafioso, che abbiamo compiuto degli atti veramente, dici ma Cosa Nostra ha fatto delle cose ancora, però nello specifico siamo andati in un terreno che a noi non ci appartiene. E la storia lo dimostra, non sono qui oggi a confermare. Ecco, perché lei gli disse questi morti non ci appartengono? In quel momento a cosa pensava? Non oggi, come riflessione, io le sto chiedendo cosa pensava nel 93 quando disse questi morti non ci appartengono. Non ci appartengono quando il riferimento personale, il riferimento alla questione di Firenze. No, in riferimento al colloquio che ebbe con Giuseppe Graviano, no? Con Giuseppe Graviano o io... comunque gli... anche con Lo Negro, perché dicevate non vi appartengono? Io, essendo il malessere della bambina della questione di Firenze, che poi non è una bambina ma erano due, questo l'ho saputo in questi ultimi anni. Quindi questo è il malessere generale. La piccola Nadia oggi ho saputo, oggi l'altro parecchi mesi fa, l'altro è Caterina. Quindi diciamo questi sono i morti che non vi appartengono, è così? Sì, esattamente. E quindi i morti che invece vi appartengono quali potrebbero essere? A quali pensava lei in quel momento? Vedete, io disgraziatamente sono partito dalla genesi in tutta questa storia saggista. Perché io c'è un passaggio in cui abbiamo dato dell'esclusivo per Capace, ho partecipato materialmente alla questione di Via D'Amelio, quindi per quello che mi riguarda nell'ottica criminale, il riferimento a Cosa Nostra, posso dire che Capace a Cosa Nostra ci appartiene, ne abbiamo tanto gioito, Via Accadamente, qua lo voglio ripetere. Via D'Amelio a noi ci appartiene, che entra in quella mentalità perversa. A noi non ci appartiene Costanzo, anche se entra in quella sfera che potrebbe essere anche tollerato,
Ma su Firenze entriamo in una storia che è ben diversa, la stessa su Milano, la stessa sull'Olimpico, quindi siamo in un terreno che a noi non ci appartiene per tante discorsi, e Cosa Nostra non è così imbecille da farsi, di andare in guerra senza avere le spalle coperte. Io questo vorrei fare capire. Ecco, in questo passaggio, no? C'è questa affermazione del suo capo, diciamo, no? Di Madre Natura, circa il fatto che la prima risposta è quella relativa alla smossa, no? Spatuzzi? Sì, esattamente. Esatto. Lei l'ha riferita già stamani questa affermazione. Le dispiace ripeterla un momento? Che cosa avviene? Giuseppe Graviano non è uno sprovveduto, non è l'ultimo arrivato. Quindi, conoscendomi bene, ha percepito qualche malessere. Quindi, nell'immediatezza. Scusi, le faccio una domanda, Spaduzza. Abbia pazienza, ogni tanto la interrompo, lei mi deve scusare. Questo colloquio lei l'ha già riferito, vorrei lo puntualizzasse. È un colloquio a tre, quindi. Il Mangano Antonino non presenzia questo colloquio. Però. A tre intendo dire Giuseppe Graviano, lei e Lo Nigro. Esattamente. Siete tutti e tre presenti al colloquio. Sì, tutti e tre. Nella sua logica mafiosa, il fatto che questo discorso venga fatto anche davanti a Lo Nigro nei confronti di Graviano significa qualcosa di particolare oppure è indifferente questo dato? Ma Lo Nigro in quel periodo ha assunto un ruolo carismatico, se così possiamo dire. Lo Nigro è colui che recupera l'esplosivo. Lo Nigro è l'unico di tutti noi che la sua mansione è quella di artificiere, se così possiamo dire. Quindi, intendo dire una, tra virgolette, rimostranza, come lei sta facendo in quel momento, presente anche Lo Nigro, implica anche Lo Nigro o no? Ma certo che implica anche Lo Nigro, perché per fare quei discorsi davanti a Lo Nigro, e Lo Nigro è sponsorizzato da Ciccio Tagliavia, mica è sponsorizzato da l'ultimo arrivato. Ecco, allora torniamo al punto, siete voi tre presenti, lei fa questo riferimento alla smossa. Le dispiace ripetere questa frase, per gentilezza. E allora Giuseppe Graviano nell'immediatezza mi dice: meglio che ci portiamo dietro un po' di morte, così si danno una smossa, chi si deve muovere, chi si deve muovere si muove. Quindi questo è il riferimento. Ecco, questa affermazione, diciamo, lei ha detto prima Giuseppe Graviano non è uno sprovveduto, quindi capì che cosa in quel momento. Io intendo riferirmi non a quello che lei può dedurre oggi, ma a quello che lei capì in quel momento, ecco, del colloquio, capito Spatuzzo? Quindi non è uno sprovveduto e quindi capì che cosa capì in quel momento. Ha capito la mia debolezza. La mia debolezza è segnata di fronte a queste enormi tragedie, possiamo dire. Cosa intende per debolezza? Lo spieghi meglio. Debolezza è che io, se Giuseppe Graviano non rappresentava mio padre, se così possiamo dire, non avrei mai detto a nessuno al mondo una cosa. Se capisco bene, perché altrimenti giriamo intorno al problema e stavamo lì. Lui estenuò dei dubbi e questo contraveniva un pochino a quello che era, no? Dubbi. Quindi se l'ho fatto perché conoscendo che Giuseppe Graviano rappresentava. La debolezza è da intendere come dubbi che la salivano in quel momento. È una debolezza questa. Ecco, ha usato la parola padre, mio padre. Padre io ho sempre considerato, siamo cresciuti assieme, soprattutto con Giuseppe Graviano. Quindi ho sempre messo io in primo piano Giuseppe Graviano, la sua famiglia, dopo la mia famiglia e dopo tutto il resto. Purtroppo. Perché con riferimento a Giuseppe Graviano, che pure è una persona, diciamo così, che alla sua stessa età usa la terminologia mio padre?
Mio padre, nel senso che gli ho dato la mia, ho preso la mia vita e gliel'ho messa nelle sue mani, quindi lui è padrone di fare di me tutto quello che vuole. Mi ha fatto diventare una carne di macello, questo è il discorso. Quindi solo un pazzo ha potuto seguire Giuseppe Graviano e a tutti coloro che hanno usato questa mente perversa. Quindi solo un pazzo può andare dietro a questi soggetti. Perché questo soprannome Madre Natura, scusi Spatuzza? Madre Natura perché già solo questo fa capire tutto. Madre Natura lo paragoniamo a qualche cosa che nemmeno siamo indegni di dirla. Nemmeno siamo indegni. Siamo degni. Nemmeno siamo degni di dire, paragonare un soggetto del genere con nelle sembianze di Madre Natura. Cioè, paragonare a Giuseppe Graviano come Madre Natura non esiste, non è lui Madre Natura. Ma cosa intendevate quindi con Madre Natura riferito a Giuseppe Madre Graviano? Madre Natura, se già a Nino Mangano lo paragonavamo il Signore, cioè il Signore nel suo carisma, cioè nella sua persona come potenza, quindi pensate che mente perversa. E quindi Madre Natura inteso come cosa? Non voglio suggerire la risposta, inteso come... Madre Natura l'avevamo come un Dio, la adoravamo veramente come un Dio. Ecco, nell'occasione del colloquio di Campo Felice di Roccella però fu introdotto anche il tema di questa... di questo che lei oggi ha chiamato trattativa, insomma di questi contatti che c'erano, no? Fu introdotto questo argomento. Questo argomento fu introdotto, diciamo, in successione rispetto al discorso sulla smossa, oppure furono due discorsi separati? Vedete qua si svolge una circostanza analoga che si è svolta nel momento in cui io sto parlando con Giuliano e Romeo. Cioè, quando Giuseppe Graviano ha sentito, ha percepito la mia debolezza, in un certo qual modo ha voluto rassicurarmi. Quindi lo stesso atteggiamento io, dopo due o tre anni, l'ho avuto con Francesco Giuliano e Pietro Romeo. Particolare Francesco Giuliano. Quindi alla mia domanda lei ha già risposto, nel senso furono due discorsi fatti in successione, cioè uno di seguito all'altro, insomma, prima la smossa e poi questa rassicurazione. Esattamente, come il Giuseppe Graviano ha rassicurato a me di stare tranquillo, che siamo in mano buone, la stessa cosa io ho fatto dopo due anni, tre anni con Pietro Romeo e Giuliano Francesco. Ecco. Allora le chiedo un'altra cosa su questo punto e poi usciamo dal tema. Anche qui un fatto, Spatuzza, non una valutazione di oggi, un fatto di allora. In quel momento questi due argomenti, siamo a Campo Felice, al tavolino, lei, Cosimo Lonigro e Madre Natura, in quel momento, a quel tavolino, questi due argomenti che effetto ebbero su di lei? Che era in qualche modo il titolare, vero, della campagna di strage. L'effetto di carica soprattutto, perché quando in qualsiasi argomento a un soggetto di Cosa Nostra gli pone la questione sul piano carcerato, già aiutare un carcerato, dare dei benefici a un carcerato, qualsiasi esponente di Cosa Nostra dalla vita, perché un carcerato è una persona che soffre, una persona che è privata di tante cose, quindi in certo qual modo io mi sento caricato, come possiamo dire, perché se tutto quello che io sto facendo lo sto facendo per Cosa Nostra, vorrei portare qui un particolare molto significativo. Io non ho percepito, non abbiamo portato le brandine e quindi non siamo in grado di passare la notte perché sta andando fuori, non mi sembrava. Sì, certo, ma altrimenti poi diventa un po' letterario la cosa. No, cerchi di mantenere, ecco,
No, è molto significativo. Io per 20 anni o 25 anni ho militato in Cosa Nostra. Non ho fatto il mercenario all'epoca e non lo faccio nemmeno adesso. Non ho guadagnato niente. Però c'è questa parola d'ordine che tutto quello che viene fatto per la famiglia e per i carcerati. Quindi questa è una cosa che ti spinge ad andare avanti, a non guardare niente. Prego. Sì, ecco, le dicevo, questa è la sua risposta. Ecco, le volevo dire, questo tema, diciamo, del fatto che ci sono contatti e quant'altro, viene poi ripreso nell'incontro, lei l'ha già riferito, quello romano, che precede di poco la strage mancata per fortuna dell'Olimpico, no? Ci sì, aspetta, sì, sì. Esattamente. Allora le chiedo questo. Lei ha detto ci sono un paio di anomalie in questa situazione, no? La più importante è che c'è la presenza fisica in loco di Giuseppe Graviano. È così? Esattamente. Ecco. Perché presente Giuseppe Graviano? Giuseppe Graviano, innanzitutto qua il problema nasce di muoverci, cioè ci siamo mossi tutte, di solito un attentato già 2-3 persone, già sono più che sufficienti, 3-4 persone, ma lì eravamo 6 persone, quindi muoverci tutta la squadra, quindi fino all'ultimo momento è tutto sospeso. Lo spieghi meglio per gentilezza. Cioè, fino all'ultimo istante, se dobbiamo aspettare a Giuseppe Graviano prima di passare alla fase esecutiva, cioè significa che tutto è sospeso fino al nuovo ordine, quindi il momento in cui di accentuare la potenzialità di muoverci tutto il gruppo, di recarci su Roma, ma aspettare a lui per l'esito definitivo, quindi c'è qualcosa di sospeso. Non si era mai verificata una cosa del genere, per questo è l'anomalia. L'anomalia è che poi dopo questo fallito attentato, che in cui si dice che abbiamo chiuso tutto, vedete che Sagi non ce ne sono più. E non pensate che si può dire che perché hanno arrestato i fratelli Graviano. Non dimentichiamo che fuori c'è Bagarella, un pazzo da legare, e Matteo Messina Denaro. Tutto questo braccio armato, cioè, brusca, quindi non era tutto finito con l'arresto dei fratelli Graviano. Quindi avevamo chiuso tutto. Quindi però, ecco, quindi lei dice è la sola volta in cui mi viene detto sostanzialmente aspetta me, questo è il concetto. Aspetta me, che no, aspetta me, di preparare tutto, ma c'è l'incontro che... che dopo che questo incontro si decideva tutto e poi lì si quindi occorre un ordine di Giuseppe Graviano per fare o non fare l'Olimpico. Deve essere lui ad azionare il pulsante definitivo. Ma metaforicamente o fisicamente? No, metaforicamente. No. Se aspetta. Metaforicamente immagino. Ma insomma, e qui si parla per simbologia, è chiaro, la Corte vuol capire quando distingo dalla metafora e la realtà. No, Presidente, mi scusa. No, ho capito, ma perché qui c'è un... No. Se mi è stata affidata una missione, sì, però mi si dice aspetta il mio arrivo. Ma io posso anche aver capito, ma faccio domande anche per i profani. Ma siamo qui per chiarire... per i giudici popolari non sono poi addentro nella nostra mistica. Quindi andiamo avanti. Bene, quindi l'altra domanda è di completamento e la risposta è ovvia. Non era mai successo né per Firenze, né per Milano, né per Roma. Esattamente. Va bene. Senta, lei ha fatto riferimento a Pietro Tagliavia padre, vero? Di Francesco Tagliavia? Sì.
l'ha inquadrato, eccetera. Lei rammenta se con questa persona poi lei ebbe, diciamo così, un contatto anche dopo che il figlio era stato arrestato? Avviene che in momenti in cui sia dal mondo carcerario, nello specifico Giuseppe Graviano e Ciccio Tagliavia, c'era questo avallo per fare responsabile a me di queste famiglie, c'era anche l'avallo di Cosa Nostra fuori dal carcere, nello specifico Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca e quant'altro. Ora, se io rappresentavo il capo nella reggenza della famiglia di Brancaccio e del mandamento, deve essere il capo a tenere la contabilità e soprattutto la cassa. Invece cosa avvenne? Avvenne che io, assieme a tutti questi ragazzi, dovevamo essere usati come braccio armato. E loro, cioè Pietro Tagliavia, gestiva la cassa unitamente a Ciccio Tagliavia e a Giuseppe Graviano. Quindi erano nate un po' di contrasti, perché io chiedevo a Pietro Tagliavia il cosiddetto libro mastro, così, per avere un quadro di tutto quello che entra. E Pietro Tagliavia mi diceva: ora più tardi domani, siccome in quel periodo c'erano tutti questi ragazzi rigole, forte difficoltà economiche, quindi una sera in una riunione che si è fatta con questi ragazzi mi sono molto arrabbiato di questa cosa, e gli venne a dire che qualche sera di questi andiamo a sparare, ad uccidere a Pietro Tagliavia. Da premettere che Ciccio Tagliavia, per come era, è sicuramente un fratello di Giuseppe Graviano, per me rappresentava anche un fratello, Ciccio Tagliavia. Perché mi spingo io a questo? Mi spingo a questo perché mi ero lamentato di questa cosa con Giovanni Brusca. E qualche cosa l'ho fatto sapere a Matteo Messina Denaro, di cui da tutte e due versanti mi arrivò la frase che tu sei il responsabile e tu devi gestire tutto. Quindi automaticamente io mi sento più che autorizzato a esternare, che poi non è stata un'esternazione, ma perché un po' io, un po' tutta avevamo percepito la cattiveria che stavano usando nello specifico Giuseppe Graviano e nello specifico Ciccio Tagliavia con la gestione del padre. Senta, quindi ne era nato un malessere generale, non è un malessere solo me, ma siccome ero il responsabile ero in prima persona a dare dimostrazione. Senta, scusi, le risulta che dopo l'arresto Francesco Tagliavia, diciamo, continuasse a mandare, come dire, indicazioni anche dal carcere relativamente a vicende mafiose, e se le risulta come? Il mio interlocutore era il padre Pietro Tagliavia, perché ne è nata una questione che riguardava l'hotel San Paolo di via Messina Marina, hotel che ricade nel territorio di Corso de Mille. Di chi è questo hotel, lo sa? Come? No, visto che introduce un argomento, sa di chi è questo hotel? L'hotel, per quello che non mi è stato mai detto, che i fratelli Graviano, la famiglia Graviano era in società con Gianni Etta. Però un momento in cui si sposa Vittorio Dutino, che ha fatto i festeggiamenti in questo albergo, in un'espressione di Filippo Graviano, sempre presidente dice metaforicamente, cioè una parola metaforicamente, Filippo Graviano mi disse è il nostro, quindi vabbè, non sarebbe una metafora, ma comunque no. Andiamo oltre, va.
Che ci attacchiamo anche, ci picchiamo sulle cose semantiche. Siccome il linguaggio di Cosa Nostra è tutto metaforico, ora per rappresentare il linguaggio di Cosa Nostra ci dobbiamo addentrare in questo, caso. Prego. Quindi cosa avviene? Quindi nel suo dire che l'albergo è anche nostro, quindi per me è anche suo. Quindi io sto cercando di capire, visto che ricade nel territorio di Costo dei Mille, come è combinato, perché sapevo che usciva 20 milioni al mese. 20 milioni andavano un mese alla famiglia Graviano. 20 milioni di che, scusi, in che epoca siamo? Di lire all'epoca. No, è oggi. Io parlo 96, quindi parlo di lire. Ma poiché qui l'arco temporale è un po' fluttuante. Quindi cosa avviene? Sto cercando di capire la natura di questa entrata. Quindi vengono elargiti dall'hotel in quel periodo sotto custodia di un giudice tutelare, perché era stato in fase non confiscato ma sequestrato. Quindi davano, percepiva la famiglia Graviano 20 milioni al mese e 20 milioni la famiglia Tagliavia, un mese uno e un mese l'altro. Quindi sto cercando di capire la natura di questa entrata. Contatto il padre e gli disse se mi poteva spiegare questa cosa. Argomento che è rimasto sempre irrisorio. Quindi con tutto ciò in carcere riuscivano loro a non solo a contattare, ma anche a distorcere, a minacciare, a continuare a minacciare. Senta, per completare il tema di questi contatti, no? Quindi c'è Campo Felice, c'è poi l'incontro al Bardonei, eh? Mi sente? Sì, la sento. Perfetto. Ecco, poi c'è, ora l'ultimo argomento che poi tratterò con lei è tutta la fase, diciamo, carceraria sua, no? Che affrontiamo da ultimo. Allora però, prima di andare su questo tema che parte da quando lei viene arrestato e quindi dal 90? Dal 2 luglio 97. Dal 2 luglio 97. Ecco, quindi prima di entrare, diciamo così, su questo aspetto, ecco, le volevo chiedere se lei ha avuto e in quale contesto contatti in carcere con i fratelli Graviano e specificamente con Filippo Graviano. Così completiamo, capito Spatuzza, un po' tutto il panorama di questi contatti in sostanza. Io nel 98 sono stato trasferito dal carcere di Viterbo a 41 bis, nel carcere di Tolmezzo, una struttura piccolissima. E lì mi ritrovo assieme ai fratelli Graviano, con Filippo e con Giuseppe. Ecco, e, diciamo, quando è che lei manifesta, come dire, i primi segnali di malessere, di volersi distaccare un po' dalle problematiche più propriamente mafiose, ecco, diciamo? Malessere avviene che a parte che avevamo chiarito un bel po' di cose che si insinuavano contro la mia persona, che mi ero impossessato di soldi, cose che nemmeno mi appartengono, perché infatti per questo mi sono tanto arrabbiato con Giuseppe Graviano, che proprio perché siamo cresciuti assieme, sai quanto sono onesto, non puoi mai pensare un mascalzone che ti viene a dire qualche cosa che non è veritato. Quindi avevamo chiarito un bel po' di cose su questo campo. Cosa avviene? Avviene che gli sono state arrestate familiari di Giuseppe Graviano, tra cui la sorella, lo zio e altre persone riconducibili, l'avvocato di Giuseppe Graviano.
Quindi era venuto meno un contatto diretto tra il mondo penitenziario e Cosa Nostra fuori. Quindi, discutendo con Giuseppe Graviano, voleva mettere in atto qualche cosa di simile che già lui aveva creato con persone vicinissime a lui, cioè la sua famiglia. Quindi, cos'era questo qualcosa di simile? Siccome la sorella è stata, l'avvocato è stato arrestato perché usciva messaggi fuori dal carcere, quindi aveva questo contatto, da, come ho detto poc'anzi, un filo diretto tra il mondo penitenziario e Cosa Nostra. E quindi voleva utilizzare praticamente, ho capito bene, dei familiari suoi in sostanza. E allora cosa sta cercando di organizzare? Mettere in mezzo dei miei familiari. In quel periodo di fare una serie di nomine di avvocate, nel cercare di sondare qualche avvocato avvicinabile per poter sostituire il lavoro sporco che faceva Domenico Salvo, si chiama questo. Quindi di fatto, se andiamo a cercare noi, le nomine che ho fatto in quel periodo constateranno tutto. Che io non ho avuto mai avvocato, ma in quel periodo ne avevo cambiato 3 o 4. Quindi. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché io contesto questa iniziativa a Giuseppe Graviano, di cui gli disse che già la mia famiglia sta pagando un prezzo abbastanza caro con tutto quello che ho dato io per Cosa Nostra. Non voglio sapere più niente di Cosa Nostra. Non per questo verrà mai meno la mia amicizia nei vostri riguardi, ma non mi parlate più di Cosa Nostra. Di lì a poco Giuseppe Graviano verrà trasferito a Secondigliano per un problema che ha avuto di salute. E rimango nella stessa sezione con Filippo Graviano. In quel periodo mi è stato notificato il primo definitivo all'ergastolo. Di cui qual era il primo ergastolo? Il procedimento per l'omicidio di Don Puglisi. Quindi cosa avviene? Di cui nella sentenza ci sono 2 anni di isolamento di uno. Ho fatto una lettera alla direzione in cui chiedevo di applicarmi l'isolamento di uno più presto possibile. Ricordo che il direttore è venuto di domenica, perché cosa anomalissima che un detenuto chiede di essere isolato. Quando un detenuto chiede di essere isolato c'ha problemi seri, o problemi di... Ho perso il filo, siamo ancora a Tolmezzo? Sì, sì, sì. Perfetto. Quindi cosa avviene? Avviene che il direttore mi chiedeva, ma problemi? No, io non ho problemi, però chiedo l'isolamento. Quindi mi è stato applicato l'isolamento, di cui sono rimasto in sezione, cosa che a me non bastava. Ho chiesto un isolamento ancora più duro, sono stato spostato in una sezione ancora più speciale. E di lì inizia questo bellissimo cammino che mi ha portato a questa conclusione di oggi. Ecco, in questa fase c'è un periodo in cui lei ancora ha contatti con Filippo Graviano, siamo nel 2004. Sì. Ecco, vuole riferire alla Corte. Allo scadere dei 2 anni dell'isolamento, però possiamo comunicare con Filippo Graviano, perché io mi trovo in un repartino a piano terra, Filippo Graviano si trova a primo piano, quindi abbiamo la visuale che ci possiamo vedere. Quindi avviene che allo scadere dei 2 anni dell'isolamento chiedo alla direzione di 10 giorni di stacco per salutare un po' i compagni e poi riapplicarmi di nuovo l'isolamento di uno. La direzione mi ha riferito che non poteva applicarmi l'isolamento di uno perché io stavo scontando una condanna definitiva, quindi non mi poteva applicare l'isolamento di uno se prima non veniva fatto il cumulo.
Quindi a quel punto sono ritornato nel gruppo di passeggio assieme a Filippo Graviano. Ecco, ricorda, diciamo, che quali erano gli argomenti, se avete trattato qualche argomento particolare in questo periodo con Filippo Graviano. In particolare le chiedo in relazione ad una volta nella quale, diciamo, lei ebbe a fare un colloquio investigativo a seguito del quale poi parlò con Filippo Graviano. Il tema l'ha capito, no? Sì, però qua dobbiamo seguire un iter, se no non ci puoi fare niente. Lo seguo. Quando c'è questo stacco di isolamento, perché ho detto il discorso che riuscivamo noi a comunicare tra finestre del carcere, che in quel periodo era arrivato Pippo Calò, ecco, in cui si stava discutendo di una dissociazione di massa che riguardava Cosa Nostra. Anno? 2001-2002. Perfetto. Quindi chiedo dalla finestra a Filippo Graviano di cosa si tratta, anche perché io già mi ero isolato, avevo iniziato un bellissimo percorso, ero un po' interessato a questa cosa. Il Filippo Graviano mi comunica che non ci interessa questa cosa. Il momento in cui avviene il termine dell'isolamento e ci siamo ritrovati nello stesso gruppo di passeggio, abbiamo ripreso questo argomento della dissociazione. Che cosa intendevate per dissociazione, Spatuzza? Che cosa intendeva Calò e quindi che cosa intendevate anche voi? Quindi Filippo Graviano mi riferisce a me che la dissociazione che vogliono i magistrati non ci interessa. Cioè, quel tipo di dissociazione a noi non ci interessa, perché lo sappiamo cosa vogliono i magistrati. Cioè, il programmiano pensava che non, i magistrati non si accontentano solo della dissociazione, ma vogliono che la persona collabori con la giustizia. La legge? No, i magistrati, io parlo di magistrati, ma io parlo della legge. Quindi il termine dissociazione significa così un prendere le distanze, in sostanza, da sì. Cosa vuol dire? Cosa voleva dire per voi in quel momento di dissociazione? Che a noi non ci interessa la dissociazione di Pippo Calò. Che quindi... sì, ecco, no, ma lei ha già risposto, ma volevo che risultasse, insomma, definitivamente detto con parole sue. Questa dissociazione di Pippo Calò in che cosa sarebbe dovuta consistere? Ma consisteva nel rinnegare sia lotta in madre, dissociarsi, prendete distanze di tutto quello che era il male, era una, più una barzelletta che altre cose. Senza, diciamo, accusare nessuno di fatti specifici e nemmeno accusare se stessi di fatti specifici. Questo. L'ho detto poc'anzi, era una barzelletta, era una dissociazione, perché la dissociazione è quando è sentita dentro. No? E quindi? Quindi tornate a parlare di questo argomento con Filippo Graviano. A noi non ci interessa, quindi il discorso finisce lì. Ma non vi interessa perché, lei l'ha detto un attimo fa, perché comunque non è una dissociazione che può interessare ai magistrati, è così? Sì, perché Filippo Graviano, il pensiero di Filippo Graviano, di cui me ne ha fatto confidenza, è che non ci possono dare niente i magistrati, cioè non bisogna trattare con i magistrati, anche se è pure per la dissociazione. Sia pure per la dissociazione. Bene, poi questo discorso, diciamo, prende una piega diversa nell'occasione di un fatto del 2004, Sì. Lei lo può, diciamo, raccontare con parole sue questa fase? Nel 2004 avviene, nel frattempo siamo stati di nuovo divisi, di gruppo di passeggio, quindi io mi trovo in un altro gruppo di passeggio, lui in un altro, quindi no, abbiamo difficoltà a comunicare, anche pure a salutarsi. Nel novembre la settimana che cade il 20 novembre del 2004, gli viene interrotto l'isolamento di uno a Filippo Graviano, di cui ci ritroviamo nello stesso gruppo di passeggio.
vengo trasferito io in un carcere per effettuare un colloquio investigativo. Con chi? Con all'epoca il procuratore nazionale, il dottor Vigna. Quindi lei viene trasferito, in realtà diciamo che utilizzando quale espediente viene trasferito? Io non so la natura del trasferimento. Ecco. Io sono arrivato in questo istituto in cui chiedevo se ero stato trasferito oppure. No. Dice, ma non sappiamo perché lei si trova qua. Poi dopo 2 o 3 giorni sono stato convocato in cui sono entrato in questa stanza e ho visto il procuratore nazionale antimafia, all'epoca il dottor Vigna. Beh, ora non si fa, diciamo, luogo a, come dire, a poter diciamo, indicare il contenuto vero di un colloquio investigativo, ovviamente, perché altrimenti potrebbe rientrare nel fascicolo e così non è. Però, ecco, recuperiamo questo dato. Lei fa il colloquio investigativo, quando torna da Filippo Graviano, che cosa vi dite? Ecco, come diciamo, affronta questo argomento? Ne parla Filippo Graviano di questa cosa? Sì, perché cosa perché ne parlo a Filippo Graviano? Ecco, dica lei. In quel periodo Filippo Graviano stava malissimo. Anche negli anni prima avevamo tanto discusso dei nostri figli, di dare un futuro diverso. Bellissime discorsi sull'ambito, su ambito familiare. Quindi stava malissimo quando gli ho comunicato che avevo effettuato colloquio con il procuratore nazionale antimafia. Gli disse, Filippo, l'ho trovato il dottor Vigna molto disponibile. Adesso non ricordo perché il discorso è stato ampio nella materia. Quindi a quel punto Graviano mi disse dobbiamo fare sapere a mio fratello, a Giuseppe, che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. A parlare con i magistrati vuol dire quindi a collaborare, cioè è un cambio di linea rispetto alle frasi del 2000, è così? Se questo pensiero lo colloco in quella circostanza, devo dire che non so se effettivamente Filippo Graviano aveva maturato una decisione di collaborare con la giustizia. Questo è... Però il contenuto, cioè le parole furono queste però. Sì, le parole sono queste, in quella circostanza mi lasciano pensare tanto. Ecco, in quel momento lì, lei, che cosa, diciamo, che cosa le queste parole, se non arriva niente da dove deve arrivare, lei, diciamo, che cosa recepì di questa affermazione? Cioè, che cosa voleva dire per lei questa affermazione in quel momento? Si chiede un giudizio. Sì, no, è un giudizio. Vabbè, non è una valutazione. No, non è una valutazione. Io, io la rifaccio così la domanda e chiedo che la risposta sia. Non è una valutazione perché in un colloquio a due ognuno prende qualcosa del dire dell'altro. E noi gli stiamo chiedendo, non una valutazione, ma quello che in quel momento storico lui capì che faceva parte del dialogo, insomma, perché altrimenti poi sentiremo cosa gli rispose anche. Perché tutto ha una sua logica. Grazie mille, allora, Presidente, può rispondere. Prego. Allora. Grazie. E allora, io so chi è il mettente. So chi è il mettente. Chi lo disse questo? Io, Gaspare. Ah. So chi è il mettente, so da dove deve arrivare qualche cosa. Quindi siamo noi i destinatari. Ma non ho parlato mai con Filippo Graviano, che io sono a conoscenza di quello che suo fratello mi confidò anni prima al Baldoni. Quindi nel momento del 2004 lei collegò questa affermazione di Filippo alla vecchia discorso del Donei, è così? Per me mi è chiarissimo, però io non ho parlato mai. In quel momento le sto dicendo, sì, 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 non sì. Oggi, in quel momento. Certo che l'ho collegato. Oh.
commentò in qualche modo questa parola di Filippo, lei? Di Filippo Graviano, intendo dire. Di Filippo siamo rimasti che dovevamo contattare, dovevamo significa dobbiamo fare sapere a Giuseppe. Quindi in questo momento io non ho possibilità di contattare a suo fratello, quindi sarà lui a contattare a suo fratello. Bene. Ecco, dopo questa fase, come inizia allora la fase, Spaduzza, più significativa, più impegnativa della sua collaborazione? In che momento inizia e come inizia? Quindi questo colloquio con Filippo Graviano avviene fine metà del, stiamo parlando la settimana del 20, quindi fine novembre 2004. Gennaio del 2005 sono stato trasferito ad Ascoli Piceno. Quindi una volta arrivato in questo istituto, che in certo qual modo c'era più possibilità di dialogare, di contattare le persone in ambito sociale, il cappellano, gli educatori, una psicologa, quindi... Come si chiamava il cappellano? Come si chiama ancora però? Il cappellano? Padre Pietro Capoccia. Padre Pietro Capoccia. Quindi fu il suo primo interlocutore a livello religioso, Padre Pietro. Sì, sì. E quindi, diciamo, i contatti anche di tipo, come dire, più didattico, la sua iscrizione, eccetera, sono di quel momento o successivi? No, ma erano una mia ricerca di verità in me stesso. Quindi grazie a questo cappellano, che devo dire qua che non ha interferito nella mia scelta di collaborazione. Lui mi ha assistito sul fattore spirituale, non c'entra niente, non è stato lui a spingermi a collaborare. Non, i preti non, hanno altre cose da fare, non è queste cose. Ha parlato di vicende processuali con questi preti? Sì, un po' l'ho stennato anche se... Se malessere io mi portavo dietro. E questo percorso prosegue anche con un altro religioso, vero? No, avviene che arrivando a un certo punto nel cercare di approfondire queste scritture sacre. Grazie a lui mi sono iscritto in un istituto di Ascoli Piceno come uditore per studi teologici, di cui ho dato 6 materie, ho visto buonissimi risultati. Quindi a quel punto mi imponevo un dubbio in me stesso. Scusi, la interrompo, c'è un'altra persona che in questa fase l'ha seguita dal punto di vista così. Sì, però vorrei qua, perché questo avviene ad Ascoli Piceno, sì, invece l'altro avviene in un altro istituto. Quindi il momento in cui mi trovo in una situazione a dover scegliere, tra l'altro se io ho portato parecchie condanne definitive, quindi se tutto si era chiuso lì, moralmente mi sento a posto con la coscienza, perché dice non posso fare più di quello che sto facendo in questi ultimi 3 anni. Quindi mi ponevo in un bivio: passare definitivamente dalla parte dello Stato, anche se già me ne sentivo parte. C'era un passo da compiere definitivamente. Ma siccome c'è una questione qua molto, ma molto importantissima, per una questione che riguarda la strage di Via Tamera. Quindi automaticamente sono stato messo moralmente con le spalle al muro di decidere. E lì, il 17 marzo del 2008, ho fatto un colloquio con il procuratore nazionale antimafia, il dottor Pietro Grasso. Il colloquio che io avevo richiesto. Quindi io ho prospettato il mio desiderio
collaborare. Devo dire che io in presenza al dottor Grasso di cui ne riconosco veramente la qualità come magistrato. Io avevo tanta paura di collaborare con lo Stato, avevo tanta paura perché ero portatore di confidenze abbastanza delicate di quello che stiamo assistendo in questi ultimi anni. Quindi ho posto non tutto il totale fiducia nei riguardi del dottor Grasso, ma è stato l'unico a cui mi sono fidato. E di lì se, mi ha detto lo faccio trasferire in un istituto più dove lei può essere più sicuro. Io ho detto di sì. Sono stato trasferito in un altro istituto penitenziario in cui iniziamo i primissimi colloqui investigativi. I miei timori erano tanti perché entravo in conflitto con la magistratura per una questione di processi che erano stati chiusi in fase definitiva da 18 anni. Una questione molto non chiarissima per certi aspetti che riguarda servizi segreti e quant'altro. È una questione sul versante della politica, quindi non è stato per me un cammino facile e trovarsi da solo di fronte a questo non è stato facile. Quindi il momento in cui mi sono reso conto dietro questi colloqui investigativi che ed è il passo da fare definitivamente, di passare dalla parte allo Stato. Mi sono inginocchiato davanti allo Stato e ho chiesto perdono. E sono qui oggi veramente a testimoniare. Senta Spatuzza, un'ultima domanda gliela devo fare. La domanda è questa. Gliela faccio un po' così diretta e un po' brutale, senza girarci intorno. Lei è stato, come dire, cioè è stato fatto su di lei questo rilievo di aver, diciamo, colmato certi omissis, così li ha chiamati lei nel verbale, insomma, certe lacune iniziali del suo verbale, delle sue dichiarazioni, con ritardo. Ecco, che cosa ha da dire lei rispetto a questo rilievo, a questa contestazione? Devo dire che io giuridicamente ho sbagliato ed è giusto che sia punito per quello che ha fatto lo Stato negandomi il programma di protezione, ma non per questo ha fatto il suo dovere, perché io effettivamente giuridicamente ho sbagliato. Moralmente posso dire di aver agito in piena convinzione di avere fatto la scelta più giusta da fare in quella circostanza. Io, come ho ben detto poc'anzi, io entravo in conflitto con la magistratura, in conflitto con i servizi segreti, in conflitto con la polizia, e pensate a un detenuto chiuso in una cella con tutto quello che mi ho portato dietro. Quindi per questo non volevo io e negare la verità. In quella circostanza ho ritenuto opportuno omessare, non negare, che è ben diverso di negare a omessare. Purtroppo ne sto pagando le conseguenze. Come mi sarà finito il suo esame? Grazie anche per precisare, sto pagando le conseguenze, tanto per completare, perché altrimenti, come al solito, io l'ho capito, però ci sono i profani, tra virgolette. Nel senso che non è stato ancora ammesso al programma di protezione. Lo Stato, quello che conosco io, fino adesso la protezione non me l'ha fatta mancare. Ma intendeva dire questo? Questa è la mia domanda. Però il programma, ma io non sono qui per programma, perché quando mi sono inginocchiato, mi perdone, allo Stato non ho chiesto niente. Io da 3 anni conduco una vita peggio da 41 bis. Sì, chiedevo la motivazione, ma semplicemente un'interpretazione autentica della sua parola. Sto qui a pagarla, insomma, quindi intendeva riferirsi a questo. Va bene, grazie. Per ora per sì, poi, il suo poi esame. Insomma, potrete essere rimessi per qualche domanda, c'è un processo del genere, non si può escludere. Grazie. Ora, poiché l'udienza prossima, insomma, richiederà certamente un impegnativo esame delle difese.
se qualcuno dei difensori, ancora un'oretta possiamo dedicarla, avesse, fosse disposto a fare il controesame, noi guadagniamo oggi e ce lo ritroviamo alla prossima udienza. Qualcuno dei difensori di parte civile, intendo dire, intenderanno procedere al controesame i difensori di parte civile? Facciamo prima questa domanda generale, perché se non avete domande sì, da porre, allora sì, avvocato Ammannato, sì. Ecco. Solo l'avvocato Danilo Ammannato avrà un controesame da fare o anche altri? No, io presidente non ho controesame, grazie. Ecco, l'avvocato Ferrara no. L'avvocato Di Polito forse qualche cosa. Non lo so, penso di sì, però non lo so. Non lo so. Sì, l'avvocato Valle? Penso di sì, presidente. Beh, insomma, possiamo cominciare con qualcuno, perché poi dopo aver arato da stamattina non credo che poi gli aspetti sono ancora. Qualcuno che è disposto a farlo il controesame adesso? Non mi fate scegliere a me, per favore. Così guadagniamo tempo alla prossima udienza, perché altrimenti rischiamo di arrivare fino a tardi il giorno 9. Poi anche la Corte, se permettete, vorrà fare qualche domanda. E quindi questo innesterà di nuovo il circuito e quindi rischiamo che l'udienza prossima, io ci terrei molto a completare l'esame di Spaduzza la prossima udienza, perché altrimenti ci salta tutta la scaletta, ci costringerebbe a fare pessime figure dicendo a testi che hanno incarichi istituzionali di non venire più, insomma vorrei evitarlo. Per cui avvocato Valle è in grado di farle quelle sue domande adesso? Sì, dunque, io volevo fare, buongiorno signor Spatuzza, sono l'avvocato Valle di parte civile. Buongiorno. Io volevo fare una domanda, ritornando quindi al momento in cui lei ha parlato degli obiettivi, si ricorda della scelta degli obiettivi, no? Nei vari attentati. Dunque, io non ho capito bene per quanto... No, è una questione di metodo, avvocato, perché cioè, voi non potete dare per premessa di una domanda quello che la Corte ignora, perché se parlate di quanto ha detto, sappiamo tutti che la Corte lo sconosce. Per cui facciamo della... perché altrimenti ci spiazzate, anziché aiutarci a comprendere e a cercare la verità, e ci depistate, naturalmente in perfetta buona fede, solo per il metodo usato. Quindi... questi omissis non sappiamo che cosa, la Corte non lo sa, lo sapete voi. Quindi facciamo una domanda che agli omissi arrivi, ma di riflesso e non in via diretta, se possibile. No, presidente, ho parlato di obiettivi. Allora, gli obiettivi scelti per gli attentati. Che questa zona grigia, e così la Corte la sì, appunto, se ci può rispiegare un attimo per benino come venivano scelti, allora, da chi erano scelti. Gli omissis cosa riguardavano? Gli obiettivi degli attentati, gli obiettivi degli attentati, se ci può spiegare come venivano scelti e come mai poi lei ci ha parlato per quanto riguarda l'attentato di Firenze, che c'è stato un obiettivo non raggiunto. E ci può rispiegare un attimino per bene, facendo anche spiegandoci come venivano scelti questi obiettivi, grazie. Avviene che nella riunione che si è svolta nel Berlino, alla presenza di Ciccio Tagliavia e di Giuseppe Gaviano e gli altri, sul tavolo c'erano, come ho detto stamane, dei cataloghi, dei plani, libri che possiamo dire. Attraverso queste figure che Giuseppe Graviano e che già aveva fatto dei sopralluoghi spiegavano a noi quali erano gli obiettivi da colpire. Tutti su Firenze abbiamo detto. Sì, questi che riguardavano la tragedia di Firenze. Quindi, però, come ho detto stamane, già erano stati effettuati dei sopralluoghi, perché Giuseppe Graviano era a conoscenza dei posti, lo stesso Ciccio Tagliavia. Ora non so se sono obiettivi che ha scelto Giuseppe Graviano o che sono stati suggeriti. Io mi fermerei ai fatti. E i fatti sono che su quel tavolo c'erano dei cataloghi. Forse vuol sapere il difensore di parte civile se erano obiettivi alternativi. C'era uno spettro di obiettivi entro cui potevate scegliere,
se è così la scelta, no, in quella sede, in quella circostanza erano obiettivi già prescelte, ma poiché non tutti furono attinti dagli attentati, no? Allora la scelta come avvenne? Cioè quei libri sono là per spiegare a noi e segnalarci quale sia l'obiettivo, però a monte sicuramente già gli obiettivi erano stati scelti. Mi scusi, Prego. E quindi quando sono tornati dall'aver posizionato il fiorino, hanno detto che avevano mancato l'obiettivo perché c'era un vigile, quindi avevano dovuto posizionare il fiorino in un altro posto, e quindi dove avrebbero invece, perché erano stati predeterminati gli obiettivi, dove avrebbero dovuto invece posizionarlo? Se ripercorriamo le parole dell'Onigro nel rientro in cui io chiedo, è andato tutto bene? Le parole dell'Onigro sono che non ha potuto, per possibilità della questione del vigile, raggiungere l'obiettivo, ma mancano pochi metri, però dice siamo lì. Ora io non so cosa c'è a pochi metri più avanti, io non sono mai stato in quel posto, quindi se effettivamente a 20 metri, a 30 metri c'è un obiettivo sensibile nello specifico, sicuramente... Se capisco bene, a dire dell'Onigro, il luogo dove poi esplose la bomba non era esattamente quello designato. Esattamente, l'ho detto stamattina. Quindi, e lei non sa dire a quale distanza ci fosse. Però dice siamo lì. Lì significa, per me l'obiettivo veramente reale era da 20 metri a 30 metri. Ora non so cosa, che sede ci sia... Là. Ma lei ci può dire se, diciamo, anche se è stato poi mancato l'obiettivo perché il fiorino doveva essere posizionato in altro luogo, qualcuno dei vostri, diciamo, capi ebbe a dire qualcosa riguardo a questa circostanza? No, perché per quello che ne uscì fuori, tutto sommato, disgraziatamente... abbiamo centrato forse qualche cosa di più di quello che ci aspettavamo, disgraziatamente, voglio dire. Grazie. Prego. Non altre domande, avvocato Mannato? Allora possiamo procedere con l'avvocato Mannato. Sì, buonasera, avvocato Mannato, difensore parte civile dell'associazione. Ritiene di dover dire qualche cosa alle vittime dei familiari della strage di Viale Giordofili e Spatuzza? Io c'è una lettera toccante che ho letto tramite l'avvocato Maffei, che mi ha comunicato che i familiari delle vittime, nello specifico di Viale Giordofili, esprimevano il loro sostegno nella mia collaborazione per la mia mancata protezione. Lettera che mi ha colpito tantissimo, che mi sono sentito veramente sostenuto nello specifico dallo Stato, da questo tipo di Stato, e ho risposto a quella lettera bellissima, perché in quel momento e in quella circostanza per me è stata fondamentale quella lettera. Ho risposto con una lettera accettando, che l'ho scritta con tutto il cuore, l'ho scritta a mia mamma, l'ho scritta a mio padre, l'ho scritta a mio figlio, l'ho scritta alla mia famiglia. E ho chiesto perdono alla famiglia. C'è una ferita nel mio cuore che forse qua il più morto di tutti sono io. Ho chiesto di incontrarlo, ho chiesto il perdono. Lo so che il perdono spetta a Dio, ma vedete, io ho vissuto la mia vita e non è nella ragione dei familiari della vittima di cui stiamo discutendo, però io ho distrutto la mia vita per rinnegato perdono, perdono ti do l'amore, perdono ti do la vita, perdono ti do la mia amicizia. Ora mi dispiace, io lo spero e spero di incontrarlo. Senta, quindi per quanto riguarda proprio questo processo delle stragi,
lei ha parlato appunto della riunione a Villetta Santa Flavia qualche settimana prima della strage, quindi fine aprile, inizio maggio 93. Quindi queste fotografie depliance che lei ha parlato non era, se abbiamo capito bene, decidere gli obiettivi, bensì vi davano l'indicazione di obiettivi già presi. Ecco, perché è un punto importante, vogliamo capire bene, se può chiarire la Corte. Esattamente, di quello che ne è uscito fuori, posso dire che già a monte qualcuno aveva dato delle indicazioni. Quindi erano fotografie depliante dell'obiettivo da colpire già deciso. Degli obiettivi. Ma poi appunto vi è stato indicato l'obiettivo. Tutti i potenziali, se ho ben capito. E quello da chiarire. Mettendo la scelta al momento esecutivo. Ci sono dei plan con delle foto di obiettivi. Stiamo parlando su Firenze. Su Firenze, sì, stiamo parlando della riunione a Villetta Santa Flavia. Esattamente. Quindi cosa? Dalle foto, dalle immagini, danno indicazione a noi. Giriamo intorno al problema. No, il libro ci foto, sono... scusi, prego. Quando parlo io bisogna vedere. Allora, erano foto di un solo monumento, di un solo luogo, di una sola opera d'arte, o foto di più luoghi? I danni erano pieni di foto, quindi a noi ci è stata mostrata quella foto. Ah, tra tante foto vi è stata mostrata una. Mica era un album con una foto. Quindi è stato, vi hanno mostrato l'obiettivo da colpire già deciso. Tra le tante potenziali obiettivi, tante fotografie, frutto di sopra un album. Era stata fatta la selezione, la scelta. Cioè qui dovete andare. Esattamente. Si sta capendo adesso però. Perché quindi è esatto dire, sembrava, vi hanno mostrato l'obiettivo da colpire, quindi, che era stato già deciso. Perché insomma ce l'avamo chiesto, perché era rimasto un po' nell'ombra, la Corte si riservava di farglielo chiarire. In un primo momento sembrava che erano foto di più obiettivi, era rimesso poi alla fase esecutiva a loro, invece non è così. No, perfetto. Quindi loro sono esecutori di una decisione già presa, esatto? Un progetto già disegnato in tutti i suoi contorni fin dal... Anche perché, come disse stamane, erano già state effettuate dei sopralluoghi. Esatto. Certo, questo sì. Va bene. Poi c'è stato l'altro incontro alla casa della suocera di Tutino in Corso dei Mille, per gli obiettivi su Roma, esatto? Sì, esattamente. Lei ha parlato che c'era una carpetta, l'ha detto nell'interrogatorio anche stamattina. Può spiegare alla Corte cos'era questa carpetta? No, non era una carpetta, era una rivista che mi è stata consegnata, non in quella sede, ma in altra circostanza, però che riguardava gli attentati Roma-Roma-Milano. Dopodiché lei ha parlato di un indizio, poi chiarito, di una indicazione di Graviano Giuseppe sugli obiettivi da colpire. Può chiarire quindi che indicazione precisa le fu data da Graviano Giuseppe? Qui parliamo di Roma. Dei Roma Milano luglio 93. Quanto riguarda l'obiettivo su Milano, che poi anche qua ci è stato commesso un errore, quindi questo obiettivo è stato dato dietro indicazione da Giuseppe Graviano. Da Giuseppe Graviano. Quanto riguarda gli obiettivi su Roma, quando mi sono recato su Roma con Cosimo Lonido, cioè posso dire che mi ha dato l'impressione che già il Lonido aveva un po' conosceva quei posti, quindi facendo quel giro con lui, non so se lui aveva fatto già dei sopralluoghi con altre persone o con lo specifico con Giuseppe Graviano. Comunque la domanda precisa è, su questi obiettivi di Roma un'indicazione era stata data, esempio colpire le chiese anche se non specifico, oppure anche indicazioni specifiche su quale chiese colpire? No, il fatto della chiesa è qualcosa di spontaneo, non è dietro indicazione, anche perché li abbiamo scelte noi, ecco Simo Lonigro. Però devo dire, come ho detto poc'anzi, non so se già Lonigro aveva effettuato sopralluoghi prima con Giuseppe Graviano. Allora, tanto per capirci, scusi, sono passaggi che diventano importanti. Quindi a differenza di Firenze, dove l'obiettivo fu predeterminato già a Palermo, qui per Roma è tutto diverso. Per quanto riguarda Roma, gli obiettivi li scegliete voi in loco, al momento eseguito. Esattamente.
Va bene. Ecco, quando poi lei ha detto dopo questi doppi attentati di Roma-Milano, passò qualche giorno di vacanza con Giuseppe Graviano. In questo periodo che passasse in vacanza Giuseppe Graviano, dove poi lei ha detto stamani gli diede l'ordine di andare a ritirare le armi che erano a Roma da Scarano, avete parlato di questo attentato Roma-Milano di Firenze? Parlo di questo periodo che quindi siamo ai primi di agosto, se ho capito bene, fino a luglio 93, inizio agosto 93. No, non vorrei che fosse depistante la domanda errata in termini temporali. Pubblico Ministero, qui per non depistare neppure la risposta, se può verificare se è esatta la premessa temporale della sua domanda, il Pubblico Ministero. No, io domando appunto, come ha parlato che ha passato dei giorni di vacanza la con collocazione Graviano. Temporale, ma esatto. Che periodo era allora? Ecco. Va bene, a posto. Che prego, periodo era? Prego. Abbiamo trascorso un periodo di vacanza a Cicina, ma non abbiamo... Che periodo grosso modo siamo? Siamo lì noi... luglio-agosto 93. Ecco, in questo periodo, quindi siamo proprio a ridosso anche dei doppi attentati Roma-Milano, non avete parlato sulle stragi? No, credo di no, ne sono certo. Poi le ha detto successivamente incontra ancora Giuseppe Graviano nella riunione a Misilmeri. Sì, quando sono andato a prelevare le AM. Ecco, le AM può sì, collocare temporalmente quando avviene questo incontro, riunione a Misilmeri con Matteo Messina Denaro, ha detto, quindi con Giuseppe. L'incontro è cioè, il prelevo delle AM è facile perché sicuramente ne usci fuori qua processualmente. Quindi, però lo colloco io esattamente dopo gli attentati Roma-Milano. Dopo quindi quel periodo di vacanza che lei ci ha detto che ha passato con Graviano? Sì, gli attentati avvengono a luglio. Sì. Quindi poi ha detto un periodo di vacanza con Graviano. Esattamente, dico in questa vacanza mi comunica di recarmi su Roma e andare esatto, a trovare. E poi questo incontro a Misilmeri con Matteo Messina Denaro, Graviano e Bagarella? Avviene dopo che io ritorno da Roma. Quando ho prelevato le armi. Quindi in che periodo siamo, grosso modo? Ma siamo inizio d'agosto, metà. Però lo posso datare con certezza dopo la strage di. Sì, sì, d'accordo, di Milano-Roma, certo. Roma-Roma-Milano, diciamo, luglio. Quindi siamo agosto, diciamo, grosso modo, 93. Ecco, il successivo incontro con Graviano, quindi è quello che ha detto stamattina, quello al villaggio Euromare. Questo avviene prima, perché l'incontro l'ho datato sempre in bassa stagione, quindi lo colloco io dopo settembre. Appunto, quindi dopo la riunione che ci fu a Misilmeri. Esattamente. Ecco, in questo villaggio Euromare, già l'ha accennato stamattina, ma diciamo c'erano alcuni passaggi forse più chiari in istruttoria. Quando Graviano può dire cosa gli spiega esattamente dopo la frase sua, dopo l'ha detto sì, si danno una smossa, cosa intendeva lei, cosa ha capito quando dice si diamo una smossa, si devono dare una smossa? Mi perdoni se lo rettifico, ma l'incontro non avviene nel villaggio di Romare, quindi avviene in un altro villaggio di cui nemmeno ho fatto il nome, quindi non è il villaggio di Romare. Ho dato indicazione che abbiamo passato al villaggio Romare, ma l'incontro non avviene al villaggio Romare. Detto questo vorrei dire che la frase ben precisa è quando io estendo quella lamentela nei riguardi di Giuseppe Graviano, quindi Giuseppe Graviano nell'immediatezza cosa mi dice? Che è bene che si danno, ci portiamo dietro un po' di molte cose che si deve muovere, si dà una smossa, che poi non è scossa, è smossa. Lei cosa ha capito questa parola, una smossa, cosa ha inteso lei allora? Io in siciliano ci dico si muovono, muovete, sbrigate, come possiamo dire, date una... accelera. Penso che voglia sapere muovere chi, giriamo sempre muovere, intorno al siamo problema, sempre là. Ci stiamo girando da qualche ora. Io
La, io poi lo so da dove deve venire la risposta, ma in epoche, come ho detto stamattina. Quindi è in questo incontro che poi gli fa la domanda se lei capisce qualcosa di politica? No, in questa sede io non so niente. Sì, e gli fa appunto, Graviano gli dice, ne capisce qualcosa di politica voi? Sì, quando Graviano mi dice a me, all'Onigrese, gli abbiamo detto di no, quindi a questo punto lui dice che lui è abbastanza preparato. E, ecco, ci... e vi spiega, ecco, può dire alla Corte cosa vi ha spiegato Graviano? Ci spiega. Sì. Qui non è la politica, è una strategia mafiosa, mi consenta se mi poi mi prorompe l'intervento. Cioè che c'entra la politica? Perché mi fece questa domanda? In connessione con la strage? Questo vogliamo capire di politica, non è che bisogna... Siamo qui per chiarire, mica siamo qui per... La frase qual è? Quando io sento quel malessere, Giuseppe Graviano sta cercando di tranquillizzarmi. Mi dice bene che ci portiamo dietro un po' di morte, che ha così stanno una smossa. Attuano quello che devono fare, così la possiamo dire. A quel punto il Graviano... Ma questo che significava? Che chi doveva fare era in ritardo, perché la smossa si dà a chi non si muove. Certo. Certo, la smossa già colui che già sa qualche cosa. Va bene. Quindi cosa avviene? Chiede a me all'Onigo se capivamo qualche cosa di politica. Io no, l'Onigo la stessa cosa e lui è bravo di questa cosa. Di politica ne capisci. Nello stesso contesto della smossa. Sì, là siamo. La smossa, dice, ma voi ne capite di politica? Posso appunto ricordarle che nell'interrogatorio del terzo interrogatorio del 17 dicembre 2008, a pagina 31, lei dice: il Graviano a questo punto ci spiega che c'è in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati e poi tutto il resto. Ecco, può chiarire alla Corte specificatamente? Sono le stesse cose che ha detto adesso. C'è nessuna, stamattina le sta dicendo, cioè, le contestazioni devono avere, qui c'è la differenza tra i detti di oggi e i detti di allora, dove non c'è, non è contestazione, non è ammissibile, quindi possiamo fargli ripetere all'infinito, è stanco, e siamo stanchi tutti, sono qua per questo, no, quello che già ha detto non può essere ridetto sotto forma di contestazione, quindi è bene che ci portiamo dietro un po' di molte cose, si danno una smossa, sapete qualche cosa di politica? No. Lui è preparato, gli spiega che c'è in atto, c'è in piedi una situazione, se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati, cosa che ci sta a cuore a tutti. Va bene. E lui ricollegò quanto aveva saputo e questo l'abbiamo già capito. Va bene. Ecco, poi successivamente ha detto c'è stato l'incontro a Roma con il Villino, poi a Torvaianica. L'ultima volta che vide, se ho capito bene, Graviano Giuseppe? Sì, sì. Ecco, successivamente, lei ha detto oggi pomeriggio, nel carcere di Tolmezzo, parlando con Filippo Graviano, è ritornato sulla questione dicendo, e questo voleva capire, che cosa si aspettava Filippo Graviano e lei personalmente nel 2004. Aspettava sempre su questo terreno degli appoggi della politica alla mafia, ho capito bene? E avvocato ha mandato, cosa si aspettava? Vogliamo precisarlo? Nel discorso, appunto, per esplicitare il discorso fatto con Graviano Filippo, a questo punto la frase che appunto ci ha detto, se non arriva loro qualcosa, noi si parla con i magistrati. Ma ha detto. Beh, lui è stato un recettore, non coinvolto attivamente in questo dialogo. Se ho capito bene, ha detto, per non ripetere le cose che già ha riferito, ci aspettavamo aiuti per i carcerati. Sì. E io volevo appunto che chiarisse, come ha chiarito in istruttoria, e se parlavate con magistrati, benefici. Che cosa doveva dire Filippo Graviano? I benefici per i carcerati quali sono? Qualche cosa ti posso dire? No, questa è una sua relazione, la possiamo fare tutti anche noi, c'è bisogno di passare attraverso. No, però ripetiamo le parole che ho detto stamattina, io sono qui per qui. Ripetiamole.
se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che facciamo sapere a Giuseppe, a mio fratello, che... Allora. Nella circostanza in cui c'è il secondo colloquio con Filippo Graviano, in cui io gli comunico a Filippo Graviano che avevo avuto quel colloquio investigativo con il dottor Vigna, Filippo Graviano mi comunica a me che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, questo discorso però lo dobbiamo far sapere a Giuseppe, dobbiamo far sapere a mio fratello Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. Questo si è capito. Ecco, che cosa dovevate dire ai magistrati? La mia domanda specifica è questa. I magistrati, io ho detto poc'anzi che questo linguaggio di Filippo di oggi, collocando nel contesto, mi lascia il dubbio che volesse collaborare, ma è una mia supposizione. Non posso dire un... Ecco, posso ricordarle che a pagina 33 nell'interrogatorio del 17-12-2008 disse che a questo punto noi magistrati riferivamo in base a chi autorizzò queste stragi e poi di riferire qualcosa sulle persone che hanno dato l'impulso a queste stragi e cominciare a rivelare effettivamente chi è il mandante di queste stragi. Se lo ricorda queste cose e può confermarla la Corte? Lei avrebbe riempito molto di più quelle dichiarazioni, quello che oggi riferisce genericamente. La dichiarazione in quel contesto è questa. No, per ricordarle che gli disse che cosa dovevate dire ai magistrati nel caso che quelle persone non avessero, eccetera. Cioè lei lo mirò in maniera più precisa, lo specificò. Se non arriva niente, noi andiamo a dire ai magistrati che sono i mandanti delle stragi, detto il suo quello, stando a quello che ha letto l'avvocato. Pagina 33. Questa dichiarazione a chi l'ho rilasciata? A quale procura l'ho rilasciata? L'ha rilasciata al dottor Crini e al dottor Nicolosi nell'interrogatorio, li sto dicendo, il terzo interrogatorio reso qui alla procura il 17-12-2008. Io lo vorrei leggere il passaggio, per favore. Posso rileggerlo tutto, certo. Così di fretta la memoria. Come recita esattamente quel passaggio? Allora, quando parla delle cinque lettere, cioè quando ci spiega che c'è in atto una situazione che se non va a buon fine ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati e tutto il resto. Quindi poi c'è la questione delle cinque lettere e a questo punto è bene che anche noi iniziamo a parlare di dissociazioni con i magistrati. Questa è pagina 31, andando avanti esattamente, quindi io chiedo a lei, dice Nicolosi, e Spatuzza Gatta di riferire noi quello che sappiamo in base a chi autorizzò queste stragi. Dottor Crini, in base a chi? Spatuzza Gaspare, di riferire qualcosa sulle persone che hanno dato l'impulso a queste stragi. Io posso dire con certezza il dialogo che ho avuto direttamente con Filippo Graviano. Con Filippo? Sì, con Filippo. E cominciare a trattare per la dissociazione e cominciare a rivelare effettivamente chi è il mandante di queste stragi. Proprio l'ho letto papale. Ma io sto parlando singolarmente di me che... di fare la collaborazione con Filippo Graviano, il discorso è stato chiuso nel discorso di fare sapere a suo fratello Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. Questo contesto lo chiudo con Filippo Graviano, in cui sta avendo questo momento di debolezza. Di parlare dei magistrati, della collaborazione, è una questione che riguarda me stesso. Non nella discussione. Sì, no, ma pacifico, era il contenuto di quello che dovevate dire ai magistrati. Sembra che lei lo precisò lì. Ecco. Contenuto mio, ma non. Contenuto io che avrei rivelato ai magistrati, ma non ho chiesto mai a Filippo Graviano di fare il collaboratore, né che meno io avevo intenzione di fare. Se lei dice così, sembrerebbe che lei sapesse che erano i mandanti, questo è il punto. Possiamo girarci attorno, ma rimane questa la contestazione. Io so, ma. Filippo Graviano non sa che io so. Ma questo non è, ma lasciamo stare un attimo Filippo Graviano, torniamo alla contestazione dell'avvocato Mannardi. Lei lì sembra che affermi sono in grado di dire chi sono i mandanti delle stragi. Se non arriva nulla di positivo, glielo andiamo a dire ai magistrati. È così? Quindi lei che sapeva chi erano i mandanti? Ma io ho la questione del pardone. Discorso che io so personalmente, ma con Filippo Graviano non ne ho parlato mai di queste cose.
Io so che... Non importa che lei ne abbia... Ecco, se lo sapeva, come l'ha saputo? Facciamo stare Filippo Graviano. Se noi parliamo del discorso del Baldone, in cui Giuseppe Graviano mi comunica che avevamo ottenuto tutto attraverso quei due soggetti, nello specifico il Berlusconi e il Dell'Utri, è un discorso mio personalmente. Io ho sempre detto che con Filippo Graviano di questi discorsi non ne ho mai parlato. Avvocato, lei sempre in questo interrogatorio, sempre a proposito di questo colloquio, disse anche, se se lo ricordo lo faccio per ricordarlo, Giuseppe Graviano c'ha l'asso nella manica. Può confermarle, può chiarire alla Corte il significato di questa sua dichiarazione? L'asso nella manica che fino adesso noi non abbiamo, se così possiamo dire noi, loro, cosa nostra, non ha discusso il dovuto, cioè l'avere, se così possiamo dire. Quindi ora, fin quanto questa cosa, che chi meglio di Giuseppe Graviano può chiarire tutto, già è custode di questo, di questa conferma mia, che potrebbe confermare il dichiarato, certo che fino adesso c'è l'asso nella mano. Ma cosa vuol dire? Se parlasse Giuseppe Graviani, allora certo, si potrebbe far luce su certo, questo, sui mandanti. Ma soprattutto, mi tocca fare un'interpretazione di esegesi non autentica continuamente, perché effettivamente in certi passaggi è un po' criptico lei, ma probabilmente perché le cose le ha sapute a sua volta in maniera criptica. Altre domande, avvocato? Sì, quindi adesso può esplicitare meglio la frase che ha detto oggi circa "così diamo il colpo di grazia"? Vuole sapere se può precisare. Sì, che possiamo. Il momento in cui che avevamo chiuso tutto, a quel punto io vado alla carica nella questione che riguarda Totuccio Contorno. Che il mio desiderio era colpiamo Totuccio Contorno, visto che abbiamo chiuso tutto. Il Giuseppe Graviano mi disse che l'attentato contro i carabinieri si deve fare, che con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Lei personalmente cosa ha capito, a chi si doveva dare il colpo di grazia? A chi si doveva dare il colpo di grazia? Se Giuseppe Graviano sta trattando. Ma non le sue illazioni, ci deve riferire fatti, anche perché no, siamo... la testa per ragionare, possiamo per fare illazioni, possiamo averla anche noi. Se può dare una risposta più precisa agli interrogativi della pubblica. Non so, so che sono state menzionate quelle nominative, ma... Il colpo di grazia era diretto a loro. Scusi, ha già detto che a Roccella, quindi in quel discorso, quindi siamo già mesi prima, era in piedi una situazione, quindi situazione o trattativa. Questo risale a mesi prima. Poi c'è stato Donei. Quindi può chiarire adesso, in base a questi sono fatti, quindi non è una valutazione, il colpo di grazia a chi doveva essere dato? A chi doveva essere dato? Io posso riferire i fatti. Per i fatti in cui ho riferito stamattina sono questi. Poi se io dovrei dare una spiegazione fisiologica, ma la vogliamo chiamare? No. Queste furono le parole che lui sentì. Al di là di questo mi sembra che possiamo stare fino a stasera, non andiamo, ecco. Bene, grazie. Grazie a lei, ha finito. Allora, qualche altro difensore di parte civile, avvocato Pinna, non ha domande da fare, l'avvocato Ferrara neppure. Mi sembra, avvocato Marco Ammannato. Sì, giusto un paio di domande. Buon pomeriggio, signor Spatuzza, avvocato Marco Ammannato per le parti civili. Lei ha mai sentito parlare di un movimento politico chiamato Sicilia Libera? Nel 90 o 91
c'era un qualche cosa che Bagarella stava gestendo direttamente, di cui ci sono stati diversi incontri, mi sembra uno all'Hotel San Paolo, e un altro nei pressi di Figarazzi, però non mi interessava, tra l'altro nemmeno sono stato incaricato di qualche cosa, però qualche cosa l'ho sentito. Ma appunto, ora l'ha sentito o personalmente ha mai partecipato attivamente a questo movimento politico, alla nascita, a qualche convegno? No, so che ci fu questa cosa nell'Hotel San Paolo, e come poc'anzi ho detto, in un altro posto che... Quindi le è stato raccontato? Però non ho partecipato e non ho seguito questa storia. Ricorda da chi l'ha saputo? Ma mi sembra da Vittorio Tutino. Sì, un'altra domanda. Alla fine del 93 ha detto che a Campo Felice di Roccella c'è stato questo incontro con Lonigro, Graviano e Spatuzza, ovviamente lei. E in questa occasione Graviano cosa l'avrebbe detto? Anche questo riguardo, sì, no, perché poi continua la domanda. Riguardo alla politica. Riguardo alla politica, ma già ha detto quello, insomma, ci stiamo da tempo, quello che. Ma è collegata poi a una successiva domanda. E allora? Per fare la premessa, la successiva domanda, ci ripeto ancora una volta quello che. Con Giuseppe Graviano ho scegliato un sentimento di carattere personale per certe cose che ci portavamo dietro, quindi gli disse a Giuseppe Graviano che per tutta questa storia ci stiamo portando un po' di morti che non ci appartengono. Quindi Giuseppe Graviano mi disse: bene, ci portiamo dietro un po' di morti così si danno una smossa. A quel punto ci chiede se capivamo qualche cosa di politica. No, va bene, sì, esatto, è sufficiente, sì. Volevo sapere, assolutamente sufficiente. Volevo sapere quando è avvenuto di preciso, a livello temporale, l'incontro poi a Ciaculi con Francesco Giuliano e Pietro Romeo. L'ho detto stamattina. Di preciso, si parlava a Campo Felice di Roccella a fine 93. E invece in quest'altro episodio quando è venuto? L'ho detto che nell'intermedio tra l'arresto di Bagarella e il novembre in cui sono stato convenato. Quindi questo... Novembre 95 quando è stato? In questo caso l'ha detto stamattina, ma vorrei sapere il perché. Lei ovviamente rincuora, fra virgolette, Francesco Giuliano e Pietro Romeo, dicendo loro di restare tranquilli perché, questo l'ha detto lei stamattina, era nata Forza Italia e avevamo puntato tutto sulla persona di Berlusconi. Così gli avevano detto. Così, in realtà appunto, a fine 93 si era parlato soltanto... Ma qual è la domanda, avvocato? Sì, volevo sapere appunto da Spatuzza... Della parte di Forza Italia e Berlusconi, come era venuta fuori? Perché al bar era uscito il nome di Berlusconi. Come era venuto fuori? L'aveva saputo che indicazioni cosa da Graviano, l'ha detto già. Si è avuto quando era. Forza Italia. Si è avuto... Forza Italia al bar Donne non è uscita mai. Ah, appunto. Mentre invece lei successivamente rincuorare Francesco Giuliano e Pietro Romeo parla espressamente anche di Forza Italia. No? Perché il soggetto era quello. Quindi, Ma lei quando ha saputo, se ha avuto delle indicazioni di votare, quando era comunque a capo di Brancaccio, se ha avuto delle indicazioni di voto? Lei ha mai avuto indicazioni di voto da questo punto di vista? Se io so che... Berlusconi mi è stata fatta una confidenza nel 93 a Bardone, sì. E nel 95 questa persona va al potere, quindi fu una sua illazione, una certezza più di quello che si era attuato. Va bene. Ma lei quando sentì parlare per la prima volta di Forza Italia? Forza Italia
No, ma è così, non... potrebbe essere posta a ciascuno di noi una domanda del genere. La faccia per Milano. Sì, sì, in quale contesto? Il contesto che, di mafia che stiamo analizzando, altrimenti. Ecco, nel contesto che era emesso questo partito politico, però così generica, non ho saputo da un uomo d'onore o chiunque sia, questo è un partito di Cosa Nostra. Di questo non ho discusso mai con lui. Cioè, non raccorda a Cosa Nostra la notizia che c'era Forza Italia. Quindi ovviamente lei non sa nemmeno il motivo per cui finì questo nascente movimento politico che era Sicilia Libera? No. Nessuna altra domanda, grazie. Bene, allora ci sono? Lei? Io avrei qualche domanda, no? Sì, se la Corte mi autorizza. Avvocato Valerio Maffei, difensore dello Scaduzza. Non può fare domande. Questo è il punto, Presidente. Questo è il punto analizzato già altre volte. Quindi. Ecco, perché io ritengo, posso esprimere la compito di garantire che venissero rispettate le norme, esatto, che sovraintendono all'esame col 210, punto e basta. Sì, infatti le mie domande, Presidente, non sono domande di merito, sono solo domande sul programma di protezione, su queste questioni che vorrei chiarire, perché sono state inserite dalla Procura, e quindi non sono domande sul merito del processo, ma sono solo domande sull'eventuale ammissione o non ammissione al programma di protezione, come si è sviluppato, cioè solo di questo tipo. Ci ha detto che non è stato ammesso a quello che... No, non è, stato, è per questo, dico, io vorrei... Lei può anche munirsi di un certificato su questo aspetto, lo produce e noi l'attiviamo. Io penso che su questo tipo di argomento, Presidente, è come la sua posizione rispetto al programma di protezione. Attualmente godo del programma di protezione provvisorio. Godo del programma di protezione provvisorio, è quello, mentre si fa l'istruttoria e si verifica. È così? Non è proprio così, Presidente, è per questo che io volevo specificare un pochino. Non è così. C'è un ricorso al TAR per questa domanda. È più complessa la questione, proprio perché è stato un riferimento fatto dai pubblici ministeri alla... Cioè, lei ha un dato diverso rispetto a quello che dice il suo assistito sul programma di protezione? In parte. Allora rifaccio la domanda. No. Solo qualche, proprio due, pochissime... Sì, facciamo prima a farla che agire. Anch'io penso, andiamo. Presidente, la ringrazio. Signor Spatuzza, mi scusi. Lei è stato inizialmente ammesso ad un programma provvisorio di protezione, è giusto? Sì, io sono sottoposto più che ammesso. Sottoposto a un programma provvisorio di protezione. Perfetto. Senta, poi, quando la commissione si è riunita per capire se questo programma provvisorio di protezione dovesse diventare un programma definitivo di protezione, mi segue? Sì, sì. Questo non riguarda il nostro processo, perché noi possiamo ammettere... Una domanda per capire. Guarda gli omissis, Presidente. Guarda, mi consenta. Noi possiamo ammettere domande sul programma nei limiti in cui serve a vagliare l'attendibilità intrinseca connessa alla particolare posizione carceraria e psicologica. Ma se andiamo oltre questo... Presidente, sono d'accordissimo, ma la motivazione... Presidente, mi perdoni. La motivazione per cui non è stato concesso, non è stato sottoposto ad un programma definitivo di protezione... sono i famosi omissis di cui diciamo inseriti, ma l'omissis è uno, Presidente, è solo questo che volevo chiedere al signor Spatuzza. Solo torniamo al problema, no, io ho il compito, ho il dovere di governare e che le domande siano pertinenti e siano rilevanti, cioè una volta che abbiamo appreso che lui, per quello che sa, la posizione su questa qui, poi non possiamo introdurre il perché, il per come, la causale per la quale il Ministero, la Commissione apposita non è interessa, mi sembra. È stato chiesto dalla Procura, era solo a supporto della domanda della Procura, non era una questione di Basta, merito. Non posso andare oltre con lei, me ne duole, ma non posso ammettere altre domande. Perfetto, Presidente. Bene, grazie. Allora, quindi il processo possiamo a questo punto rinviare. Il metodo, Presidente. Sì. Una piccola questione, poi comunque sarà possibile, Presidente, se io potessi cominciare oggi il mio controesame o... per carità, io divento alla Corte. Comunque volevo fare una questione preliminare rispetto a questo. Noi il suo controesame lo vuol cominciare subito. Dico, se vabbè, possibile. Se ci sono, sì, ma sì. Quanto tempo pensa, perché lei vuol tornare al Palermo, immagino. Sì, sì. Poi faccia tornare pure noi alle nostre case. Ci penso detto lei, fino alle 18. Non durerà molto. Poi prima delle 18, insomma. Vabbè. Eventualmente allora, poi staccherò. Sì, si riduce anche. Vabbè, sì, la questione era comunque legittima, andiamo avanti. Credo che sia... Sì.
sì, un banale equivoco, però vorrei che si chiarisse formalmente da parte dei pubblici ministeri. È stato depositato. Però guardi. Presidente, mi scusi, però non so se la parte civile l'avvocato. Lo so, capisce. Imputazibi, perché non era detto che non facessimo l'esame delle parti civili oggi, né me l'ha chiesto l'avvocato di Ippolito. Mi dispiace, se l'avesse detto, io ci terrei a fare, allora volevo, ma così l'abbandono sic et semplicitas mi autorizza a dare la parola poi ai difensori. Comunque, senta, quando verrà non gli toglierò certamente io la parola per porre qualche altra domanda alla prossima udienza, però certo, così guadagniamo tempo, va bene? Prego. Presidente, gentilmente avvocato Mannato, mi faccio sostituire dal collega. Sì, prego, avvocato. La richiesta, presidente, era quella di poter procedere al contrasto. Senta, guardi, se sta seduto l'autorizzo. Benissimo, grazie. Percepiamo, è meglio sentire la voce che l'interesse della difesa dell'imputato ancora di più, era quello di poter fare il contraesame con maggiori documenti a disposizione e nello specifico appunto ai sensi del DL numero 8 del 91 e l'articolo 16 quater, il nostro interesse era quello di poter avere il deposito nel fascicolo del pubblico ministero del verbale illustrativo della collaborazione dello Spatuzza, appunto, che sta già chiaramente è stato redatto praticamente più di 2 anni fa. E poi quindi, altra questione, l'avete, presidente. Non l'avete visto mai questo verbale? No, almeno non è stato dato atto. Poi altra questione, presidente, che sicuramente sarà un equivoco, però è bene chiarirlo, chiaramente i pubblici ministeri hanno depositato nel fascicolo del pubblico ministero ultimamente il provvedimento del Ministero dell'Interno al quale si rigetta la proposta avanzata dalle 3 procure distrettuali per l'ammissione dello Spatuzza al programma di protezione. Oggi appunto abbiamo saputo che c'è questa impugnazione al TAR. Nella parte emotiva di questo decreto, e poi eventualmente noi chiederemo di produrre ai fini anche della credibilità dello Spatuzza, si fa il sunto di quello che sono le emergenze nella fase delle indagini, si citano tutta una serie di altri interrogatori, anche resi dinanzi alla procura di Firenze, e poi però si dice che sarebbero state mosse allo Spatuzza delle lette allo Spatuzza delle dichiarazioni rese da altro collaborante, sempre su fatti concernenti queste stragi, e si dice che che tutto ciò sarebbe stato fatto, e questo sarà sicuramente l'equivoco che il procuratore può chiarire, che sarebbe stato fatto nel corso dell'interrogatorio del 9 luglio del 2008. Ora, l'interrogatorio del 9 luglio del 2008 noi è tra quei 5 che abbiamo a disposizione, che la procura ha depositato in seno a questo fascicolo di questo procedimento, però in effetti compulsando tanto il riassuntivo quanto la trascrizione integrale non abbiamo affatto, quindi sicuramente ci sarà un errore di date e probabilmente tutto ciò sarà avvenuto in uno di quegli interrogatori che, benché reso la procura di Firenze, comunque non fa parte del patrimonio del fascicolo del pubblico ministero di questo procedimento. Ora, quindi, la questione preliminare è questa. Chiarire effettivamente, perché questa è una motivazione di un documento ufficiale, chiaramente non è stato scritto, penso, in maniera superficiale, anzi è ben dettagliato, però l'unica spiegazione, e penso che sia quella, è che c'è un errore sulla data, perché altrimenti dico io... lei ha segnalato la questione... Quindi, prima questione è questa, dopodiché se era possibile ottenere prima del 9 febbraio il deposito del verbale illustrativo della collaborazione allo Spatuzza e chiaramente nella misura in cui ciò possa riguardare questi fatti anche gli altri 4 verbali citati in questo provvedimento ministeriale che sono stati resi dallo Spatuzza alla procura almeno di Firenze, perché poi ci sono altri interrogatori resi a Palermo, per quelli noi non vogliamo avere contezza. Però. L'ufficio del pubblico ministero, quindi penso che vorrà cortesemente provvedere, se non doverosamente provvedere, e questo aveva da dire, non è che allora intende avviare la sua
Presidente, posso comunque avviare, anche dico, per il collega, dico eventualmente continuare l'udienza prossima, dico l'importante è che lei difese, anche sì, certo, vedrò certamente di fare, però intanto volevo usare una mezz'oretta, eventualmente se me lo consente, voleva per iniziare. Va bene, allora. Dico fino alle 5:30. Guardi che proprio la mezz'oretta abbiamo, perché poi alle 6 ci staccano, quindi... Sì, mi autorizza a rimanere seduto per consultare gli atti? Beh, quando parla adesso... Parliamo. E allora? No, vuol fare... Sì, consulti pure gli atti, scusi, pensavo che avessi... Si accomodi. La stanchezza piglia tutti quanti, ho capito male. Prego, allora faccia pure il controesame. Buongiorno, signor Statuzza, sono l'avvocato Turrisi. Ascolti, lei ha parlato di questo accennato in sede di esame, di questa intenzione di uccidere il padre del Francesco Tagliavia. Ricorda questa circostanza? Sì, che l'ho detto. Oh. Questa idea che lei esternò nei confronti di altri uomini d'onore del mandamento ebbe poi un passo più concreto. Nel senso che, e faccio la domanda più esplicita, questa sua idea si tradusse in un progetto più concreto e addirittura ebbe l'avallo da parte di soggetti come il Melodia, il Vitale? La famiglia Tagliavia non godeva di buon occhio, diciamo, né perché parlando con Giovanni Brusca ho visto che c'era qualche cosa che non andava con i Tagliavia. L'avallo no, l'avallo di nessuno, però il momento in cui che mi viene detto da Brusca di levargli tutto dalle mani al vecchio cosiddetto, sì. Quindi gli ha mancato del rispetto, però l'avallo non me l'ha dato mai nessuno, anche se devo dire che io non avrei mai ucciso il padre di Ciccio Tagliavia. Questa è la prima aspetto della domanda. La seconda è se si tradusse in qualche atto esecutivo. No, non poteva, perché quella è stata un'esternazione detta in un momento veramente di rabbia. Ma non potevo mai uccidere il padre di un fratello mio. Va bene. No. Questa situazione di conflitto, comunque, di cui lei ci ha parlato, quando iniziò esattamente e perché? Cioè lei ha detto nel settembre del 95. Ma l'ha spiegato. Sì, La cassa, il libro mastro. Sì, questo sì. Quindi l'ha detto già. E per questo entrò in conflitto anche con i fratelli Graviano già in quel momento? In conflitto io con i fratelli Graviano non sono entrato mai. Allora io proprio su questo tema le leggo come contestazione un passo di quanto lei ha dichiarato nell'interrogatorio del 26 giugno del 2008, pagina per le altre parti 57. Lei sostanzialmente dice, leggo la parte che mi sono incontrato con Giovanni Brusca e si incaricò lui, Giovanni Brusca, di venire a Palermo a presentarmi alle persone palermitane, quindi abbiamo fissato un appuntamento a Ciaculli, è venuto Giovanni Brusca e mi ha presentato a Fifetto Cannella. Il Cristoforo Cannella quindi gli ha detto a Cristoforo Cannella che io ero il responsabile del mandamento di Brancaccio e fino a qui. Quindi tutto quello che c'era bisogno dovevano parlare con me. E poi, successivamente, Fifetto Cannella mi doveva presentare a tutte le persone che io dovevo conoscere. Quindi, e questo è il punto, entro in conflitto con la famiglia Tagliavia e con i fratelli Graviano, perché loro stanno cercando di prendere tutte cose, gestirle loro, là io pensavo ai soldi, quei ragazzi, e poi quello che ci ha spiegato. Quindi, cosa dice rispetto a questa contestazione? Conflitto... Non vorrei usare la parola conflitto. È nata una questione che riguardava il rispetto. Il rispetto della mia persona e di quei ragazzi che io avevo a fianco. Quindi il momento in cui la famiglia Tagliavia, la famiglia del Graviano si stavano impossessando di quel po' che transitava, era una mancanza di rispetto. Ma come ho detto poc'anzi, io non avrei mai ucciso il padre di Ciccio Tagliavia. No, ma è sul conflitto con i Graviano. Non è un conflitto. Io fino a due giorni fa dico che i fratelli Graviano sono i fratelli miei. Quindi... Senta, una domanda secca. Questa riunione nella villa vicino allo Zagarella, dove sono state mostrate tutte queste foto relative a Firenze, c'erano per caso anche il signor Bagarelli e il signor Giovanni Brusca? No, in questa riunione mai. Non c'era.
lei ha saputo se questi signori hanno preso parte a successive riunioni o a riunioni precedenti relative a questi oggetti, a questi obiettivi? No. Delle stragi, però. Sì, esatto, chiaro. No, un'altra no. cosa, volevo che lei chiarisse alla Corte il potere esattamente del capo mandamento, cioè, mi spiego meglio, estrinseco la domanda in maniera proprio specifica. Il capo mandamento ha la possibilità di impartire degli ordini diretti agli uomini delle singole quattro famiglie che compongono quel mandamento, cioè di scavalcare il capo famiglia sostanzialmente? No. No. E quindi come funziona? Funziona che se così possiamo dire, nelle questioni giuridicamente che vanno più ampie del territorio della famiglia, il capomandamento ha delle responsabilità speciali su quel territorio, però tutto quello che si deve muovere all'interno della famiglia deve transitare per forza dal capofamiglia. Non può Giuseppe Graviano o chi è che sia contattare un soldato, un uomo d'onore e fare discorsi che vanno fuori dal responsabile. È una cosa che non ha senso. E allora mi dico una cosa, il capomandamento può sconfessare una decisione del capofamiglia relativo a un dato oggetto? Ma sconfessare non so in quale termine possiamo entrare, però contraddirla. Contraddirla di quello che hai messo precisamente, sparavano uno contro l'altro, va, se parliamo discorsi fatti in catenaccia, ad esempio questo omicidio che Ciccio Tagliavia aveva incaricato all'Onigro e a Giuliano di uccidere il suo genero che è stato, stava facendo un discorso sotto banco, cioè un discorso a insaputa da Giuseppe Graviano. E quando però il Graviano lo seppe, avallò questa decisione o ne mutò completamente? Ma non potevamo mai uccidere Antonino Giuliano perché è il cugino di Lucchese Giuseppe, è cugino, è fratello di... cioè qua siamo in famiglia, non siamo estranei, quindi mai poteva avvenire una cosa del genere. Sì. Che poteva avvenire, è intervenuta una decisione del Graviano che ribaltava quella del Tagliavia, questo voglio dire. Io non ho saputo più niente, però l'omicidio non si è commesso. Tra l'altro Giuseppe Graviano non sa che io so di questa cosa. Il capo famiglia, per quello che sono le sue conoscenze chiaramente dirette, delibera sugli omicidi degli ufficiali dei carabinieri, sugli omicidi delle stragi, delle uccisioni dei magistrati, o delibera solo la commissione provinciale composta dai singoli capi mandamento? Aspetta, vorrei dire che io non conosco la commissione provinciale. No, al di là che lei la conosca, dico, secondo le regole, penso che quando lei è stato combinato qualcuno le avrà spiegato delle regole di massima. Le regole, siamo in piena guerra, quindi se già all'interno delle famiglie non correva buon sangue, quindi... Lei nel momento in cui è stato combinato non conosceva queste regole, nessuno gliele aveva spiegato. Nel momento in cui sono stato combinato mi è stato detto che Cosa Nostra si trova a Napoli, si trova in America ed è in Sicilia. Napoli, in America, in Sicilia. Sì, sì. Sì. E quindi sostanzialmente per commettere un dato, diciamo un fatto omicidiario di rilevanza era necessario anche avere l'avallo dei singoli capi famiglia di quel mandamento o bastava solo il capo mandamento? Dico, lei questo non è in grado di riferircelo. No, no, per qualsiasi, se io dovevo commettere da brancaccio un crimine a Corso de Mille, ci voleva l'autorizzazione del capofamiglia, o altrimenti potevo agire e poi successivamente avvertire subito il capofamiglia. Ma nell'ipotesi, sì, perché... se era un omicidio comune, ma se era un omicidio eccellente, cosiddetto, che fosse un avvocato, che fosse un magistrato, che fosse un ufficiale dei carabinieri, dico, era bastevole l'assenso del capofamiglia o era necessario, obbligatorio avvertire il capomandamento? Io devo dire che per quello che mi costa direttamente, nel 93 mi è stato dato un incarico da Giuseppe Graviano di commettere un attentato contro delle forze dell'ordine
che prestavano servizio nel territorio di Costo de Mille e Roccella. Per Giuseppe Graviano autorizzarmi di questo, sicuramente aveva chiesto l'autorizzazione alla famiglia di Roccella. Quindi il capomandamento chiede l'autorizzazione a un subordinato, cioè a un capofamiglia di Roccella, questo ci sta dicendo? Certo, perché non può agire autonomamente in un territorio, si ha delle competenze, ma deve dare conto e ragione al capofamiglia. Questo dico a quello che lei ci dice. Poi, volevo capire, quindi, quando si ha invece questo tipo, tipologia di fatto eccellente, quindi che sia una strage, che sia un omicidio di un personaggio eccellente, vorrei che lei focalizzasse su questo l'attenzione della mia domanda. Dico, è necessario coinvolgere la decisione i singoli capi famiglia del territorio, di quei territori, o è bastevole soltanto l'assenso dei capi mandamento? Questo io non lo so, però le devo dire che nel momento in cui io ero un modo onore capomandamento e capofamiglia, se c'era un qualche cosa del genere è giusto che io chiedevo l'autorizzazione, come muovermi soprattutto. No. E in quel periodo che lei risulti, si riuniva più la commissione provinciale, periodo parliamo 92-93 chiaramente, questo diciamo focale, si riuniva la commissione provinciale o vi erano le cosiddette riunioni a gruppetti da parte con altri soggetti? Allora forse non ci siamo capiti. Io fino al 93 ero, così se possiamo dire, un militare. Nel 95, in cui sono stato convenato, lì entro in un quadro più ampio. Quindi non posso parlare di commissione. Ecco, e in questo divario di periodi c'erano le stesse regole? Perché lei mi ha detto in quell'altro periodo siamo in aperta guerra nel 95. Nel 93 c'è la stessa situazione di sfacelo a livello di caos oppure una situazione diversa? Ma sfacelo perché per quello che sto vivendo in questi anni, ad esempio sulla strage di Via D'Amelio nessuno era a corrente. Al di fuori della famiglia di Brancaccio e della famiglia di Corso de Mille, nessun pentito a livello di Brusca, a livello di Ganci, non erano a corrente i partiti, ma eravamo stati noi esecutori. Quindi questo sta a significare che erano saltate un po' tutte le regole. Ma questo perché lei ebbe modo di parlare con queste persone di questi fatti? Lo dice? No, perché lo pensa? Perché i fatti su Via D'Amelio, la verità è venuta ora dopo 17 anni. Tutti questi... Scusi, la verità... Questi pentiti, diciamo... Dico la verità che appartiene al suo patrimonio di conoscenze, ma lei mi ha detto che in quel periodo era un normale soldato e, se non ho capito male, non era in grado di riferirci, dico, tutto quello che avveniva a livello decisionale. No, però per quello che ci danno i fatti di quest'oggi... I fatti di quest'oggi... Dico, se lei ha degli elementi specifici per dire quello che sta dicendo, perché se dice io ero... Non è successo questo, lei lo dice perché non le costa o lo dice perché ha elementi per escluderlo, e questo è il problema. Se all'epoca le costa che fosse una decisione presa in solitudine dal mandamento vostro oppure ebbe un'autorizzazione superiore, la commissione provinciale o quant'altro. Questo non lo so, che erano all'oscuro questi vertici di Costa Nostra, questo... Dico, lei può escludere che... Totò Riina e altri soggetti che avevano ruoli dirigenziali nei mandamenti alla commissione provinciale non sapessero che si doveva fare questa strage di Via D'Amelio? Questo non lo so. Quindi come fa a dire non è così? Quindi io parlavo più che altro del suo patrimonio personale di conoscenze. Dico, questo era l'oggetto, Presidente. Un'altra cosa, relativamente all'attentato, al fallito attentato al dottor Costanzo, lei poi quanto tempo dopo ebbe modo di parlare con gli esecutori materiali? L'indomani, l'attentato. Ma l'indomani, loro scesero la sera stessa dell'attentato, per quello che le risulta? Questo non lo so, però l'indomani mattina mi sono incontrato con Cosimo Lonigo e con Giuliano Francesco. E quindi gli posso dire già... anche dove ci siamo incontrati, a Piazza Scafo. Erano già l'indomani mattina dell'attentato?
ora se andiamo incontro alla stessa interruzione di prima è bene interrompere perché è durata un'ora, quindi o si riattiva subito oppure ci rivediamo alla prossima udienza. Sì. Nel frattempo... No, il Presidente, una mozione d'ordine per la difesa del Pubblico Ministero che in parte pubblica si attiva. Il Pubblico Ministero è coriaceo e lo so. Sì, no, no, si attiva. Anche la Commissione sbaglia, il verbale che è citato, ma non è quello. Non potevamo, lo mettiamo a disposizione della difesa. Sì, perfetto, vabbè, cioè, chiarito. Questo è il 17. Esatto, benissimo. Mentre questo, vediamo se questo collegamento si ripristina. Io vorrei fare un annuncio breve di quello che potrebbero essere gli intendimenti della Corte, in maniera tale che siate informati e ci regoliamo. Dopo l'udienza del 9 andiamo a quella del 10. Sente comunque? Va bene, allora sì, ancora per poco, perché poi c'è sì, una stanchezza che chiaro, ci. Un'altra cosa, io vado per argomenti. Questo incontro che avete avuto in tribunale con il Tagliavia, in occasione di questa udienza il Tagliavia ebbe dopo il suo arresto, che il Tagliavia voleva parlare, se non ho capito male, con il Lonigro, mi corregga se sbaglio, da chi l'avete saputo? Questo io non lo so, però quello che mi comunicano il Lonigro Cosimo è che il Ciccio Tagliavia aveva chiesto un incontro. Dico, per quello che voi, cioè sei in grado di dircelo chiaramente, dico il Tagliavia aveva dei canali all'epoca, nel momento del suo immediato arresto, per avere contatti con l'esterno. Io questo non lo so se lui aveva canale, però per arrivare questo messaggio di andare Cosimo Lonigro all'udienza, voglio dire che in quel periodo il tribunale era un colabroso. Una cosa volevo capire, questa di che tipo di udienza si trattava? Era imputato da solo in questo processo il Tagliavia? Sì, era da solo lì nel banco. C'erano dei carabinieri, delle guardie. I carabinieri si era fumato una sigaretta. E quindi lui era privo di scorta, aveva le manette, cosa aveva? Era solo? Credo che fosse ammanettato. Non ho la certezza. Ammanettato e privo di carabinieri. Sì, ammanettato, sì. Ammanettato, ma nessuno lo vigilava il combe. Vigilava un quadro veramente desolante. Senta, i giudici erano in tre o era un giudice monocratico, un pretore? No, non c'era nessuno, non so se era una sospensione o se il processo ancora doveva. Era una pausa, quindi i giudici non li hanno visti. Non so dire nemmeno se era una pausa, quindi quando sono entrato lì che non c'era. Che andate a fare, una visita al tribunale questo, una pausa dell'udienza? No, può darsi che ancora non era iniziato, quindi questo non va bene, questo sì. O poi darsi che era anche finito. Va bene. Un'altra cosa, dopo che c'è questo fallito attentato al dottore Costanzo, le lamentele relative al Cannella nei confronti di chi vennero esternate? A chi vennero rivolte? Le lamentele è che incontrandomi con Lonigro e con Francesco Giuliano erano nate dei problemi per questa strage di via Paolo, quindi addossavano tutta la colpa, tutta la responsabilità di questo fallimento a prefetto Cannella, ma di questa cosa già ne avevano discusso con Ciccio Tagliavia, di cui gli è stato detto a Ciccio Tagliavia che se c'erano altri bingo o altri attentati non volevano la presenza del prefetto Cannella.
Ma con chi si lamentarono esattamente? Con quale personaggio? Con Ciccio Tagliavia, con suo cugino. Col cugino o con Tagliavia? Tagliavia è cugino di primo grado di Francesco Giuliano, è cugino di primo grado di Lonegro Bozzi. Sì. Devo procedere alla contestazione, devo trovare il verbale. Questo ci torno, Presidente, perché vorrei perdere del tempo. Innanzitutto volevo capire una cosa. Per quanto invece riguarda l'esplosivo relativo a Firenze, all'attentato da fare a Firenze, questo esplosivo era già pronto nel momento in cui avete avuto questa riunione alla villa vicino allo Zagarella o era ancora da preparare? No, da preparare da macinare. Da macinare. Quanti giorni grosso modo avete impiegato per questa preparazione? Non so dirlo questo. Dico mesi, settimane, giorni, ore, in questo in senso chiaramente. Sicuramente giorni, non parliamo di ore, quindi non so quantificarle quanti giorni sono passati. Ho capito. Avvocato, scusi. Se vuole io posso... Vedo che devo organizzare le domande anche in causa stanchezza, va bene. La nostra soglia d'attenzione mi interrompo sia fiorire, per cui bene io direi di interrompere qui. Benissimo. Allora rinviamo la scaletta e il preannuncio che volevo fare la prossima volta, così siamo tutti più freschi, ci sono anche tutti gli avvocati delle parti civili. Ci vediamo il giorno 9, stessa ora. Certo, diamo atto a verbale che la Corte dispone, il Presidente dispone che venga nuovamente tradotto il test Gaspare Spatuzza per la successiva udienza del 9, così come abbiamo già preannunciato che il collegamento sarà necessario fino alle 6, pensiamo di farcela per quello della lì. Va bene, arrivederci a tutti.